lenta anche questa, molto. C'è una palla, Ma non so. che è? Sto avendo Non problemi. sarà Scusatemi, mica pesame, pesame mucho? no, 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 no. Ah. Non mi viene proprio, porca miseria, non mi viene. Ho avuto ricordati che quando problemi, se non ti ricordi scusatemi, perché l'ho non lo sentita, so. però non riesco a rifare il Che caspita. movimento, diciamo, a riprendere le stesse note. Scusatemi, eccomi qua. Porca miseria. Eccolo, Quando me la ricorderò. si è Svegliamo. svegliato. È entrato un moscerino. Mangialo. Passiamo per rotto, salutiamo qualcuno. Vuoi il cambio, Jack? Ma perché stiamo andando di qua? Ho detto ai cavalli di andare, sono andato solo. Ah, ecco. Vabbè, tanto il cavallo lo sanno andare, Sì, la sanno la sanno. strada, Ah, la ormai l'hanno sanno la fatta caia, mille volte. lasciatelo fare, no? Così anche lui. Ci riposiamo. Ah, se no ce n'è un'altra che fa. Te la ricordi come fa? Come fa? Abbracciami. Sì, un secondo. No, 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 non no. è questa, ve lo No, dico no, io. senza la musica, per favore. Siamo mucho. No, in nome di casnada, solo abrázame. Me basta tu mirada para comprender. No. Dai, trentona, dai, che trentona, dai. No. Sembra la chitarra di un italiano, una volta ho sentito. E su, Ramona, canta. Si chiamava Pino. Ramona? Pino. Dime. E canta. No, non la canto con la musica. Come non? O si chiamava Pino o Daniele, non mi ricordo. Nella Ma guarda che ti pentola. butto dal carro, ti butto, Ma perché? Va La conosci quella? bene. La Va conosci o non bene, la Bob. conosci? Sì, come no? Ti piace? Ma di che cosa state parlando? E Che se mi Bob viene a oggi mente, muore? Che aspetta, se cosa? mi viene a mente te la canto. Anzi, beh, la canto, se no se la prende qua il tipo, qua tuo marito, boom, papà. Ma di che cosa state hablando? Voglio cantare una canzone. Cantala! E fammi venire a mente le parole. Ah, ho capito. Un coccodrillo si dondola Ma? sopra un Ma? filo di una ragnatela e pertanto la cosa divertente può chiamare il suo amico Non ci l'elefante umano. credo. Ragazzi. Ma che vi è successo oggi? Sarà stato il sole. Vero, Sai che eh? hanno trovato troppo? Specialmente Bob, vero? Ha lavorato tanto oggi. Proprio tanto, vero Jack? Si ammazza di lavoro. Sì, si ammazza di lavoro. Infatti, vedi, è consumato dalla vita. Dalla vita in giù, perché c'ha il panzone. Uomo di Mi panza, guardo uomo di con gli occhi sostanza. dell'amore, non ci lasceremo più. Oh, sta cantando! Vai, continua, continua. Inganneremo il tempo e il dolore. Oh! Guarda che ci Siamo stiamo stati venendo a chi prima fu trovare, no. eh! Abbiamo preso appuntamento, quindi preparati che il Continua, continua. bordello succede. Il Il mondo è bordello! molto che poi. Ti hanno infamato e non va Difendiamo il bene. mondo. Adesso Aspetta, so ma dove cazzi. sparare? Il New Austin contro tutto lo stato americano. Non so È il come panzone dirlo. morto. Ma Quando mi guardi come? così, non riesco Ma mai a come sei a finirla. letto? E che Un discorso cazzo? senza errori, beh, Che che mi fa bastardo. impazzire. Non mi sarà male, picciolo. Mi sembra di capire che Ma voglio solo come? te in questo mondo. Voglio Bravo, solo bravo. te. Voglio solo ti E go, basta. voglio solo ti go. Non è rivolto a nessuno. Ok?
Non hai mai pensato di esibirti al teatro di San Denis? No, no, ma tranquillo, no, ma scherzi, tranquillo, tranquillo. Sì. Ecco, sempre una questione di soldi ne fai. Se l'hai pensato, cambia idea. Tranquillo, tranquillo. Perché se non sono questi pomodori, ti tirano. Mi sono emozionato e devo fumare. Dove siamo? Quando manca? Verso Rhodes, credo. Non, sì. Sono arrivati? No, che ti ha infamato, che ci ha infamato. Salve. 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 Che cazzo saluto a fare? Ah, il nostro vizio che non saluta. Stai zitto là. Sempre. No, nel senso che ci hanno infamato. Ma almeno sono venuti ad avvisarci. Ma si sono messi paura. Questo piccione con la pistola. Niente, che abbiamo circondato un moicano con le armi quando assolutamente non era vero. Ma non è vero. Ma non è vero. E così via. Noi avvisiamo i viaggiatori di non arrivare lì perché è una zona di banditi. C'è più di questo e li aiutiamo sempre. Invece, vabbè. Poi la produzione di nevi, quando assolutamente non è vero. Ovviamente è tutto RP, Quindi in RP la stiamo portando avanti. Capito? Tutta gente di classe. Sì, tutti altolocati. No, ma che contro tutti, ma no. E ti guardano tutti male. Calcola che noi abbiamo i Muwok, Hai visto quanti sono i Muwok? Sì, perché c'hanno pure la punta elementare. No, ma noi non ci metteremo contro tutti, assolutamente no. Ma voi avete studiato? Mai detto una cosa simile. Riportando il tutto in RP, quando troviamo gente che viene da sola nel New Austin, così gli diciamo che è una zona di banditi, devono stare molto attenti, anche perché era il Messico e dopo la guerra ci sono ancora i banditi, i balordi. Tengo una fe che madura, che vai conmigo e me cura, desde che te conosci. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía, que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante en una acuarela esperando verte pintado de azul. Sa, siamo arrivati? Sì. Lo riconosco. Il palazzo del governatore è qua. Sì, io sento la puzza del panzone, quel bastardo bifolco. Bastardo! Dove vado? Che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Ci riceve? Vediamo se c'è qualcuno, no? Andiamo. Panzone, ci sei? Panzone! No? C'è qualcuno? Sa di no, sai. Urla. Se non entriamo, come fate a sapere? Aspettiamo gli altri, no? Aspettiamo gli altri. Cody, aspetta un attimo. Aspettate, Ramona. Dime. Ramona, entriamo un attimo. Se c'è qualcuno dentro. Ah, vamonos. Andiamo a vedere. Vamonos. Però qua di cazzo, una giacca la potevi mettere. Lo so. Tutto giaccone. Tutto lurido. Tutto giaccone. Permesso? Ok, aspetta. La porta è aperta, è bene. Oh, puta madre. Salve. Salve a tutti. Mia amore, andiamo alla cucina. Ho fame. C'è qualcuno? Porca miseria, che lusso qua, Bello, insomma, chi è questo qua? È il governatore, è il presidente questo. Vedi, lo... quello è il panzone, vedi, è lui. Mia amore, non c'è nessuno, che facciamo?
Italia, va bene? Sì, possiamo anche andare se volete, anzi andiamo. Così, aspetta, voglio prevedere. Ma no, cosa. Guarda che non siamo andati avanti, eh. Dormire nella stanza di... Sicuro? Il bordello no. Lì è attratto da, dall'odore. Ma io no, uscirei per non morire, scusatemi. Basta. Sì. Prendete Ramona. Ma che sconfinato, non abbiamo fatto niente. Non lo so, aspettiamola. Sta guardando quasi. Si è incantata tutto sto lusso qua. Porca miseria, guarda che edificio, Anna. Incantata a mirare delle cose, perché tante volte non riesco a comprendere tutto questo lusso, veramente. Questo ti fa capire quanti dollari abbia il panzone, no? Non ci sono abituata a vedere tutto questo lusso. Ma infatti, per fortuna noi non abbiamo nulla. No, però devo dire meno la verità, male. Così è troppo, però non mi piace così. Siamo felici, però. Sì. Ma vorresti vivere qui in questo palazzo? Siamo felici. Sì, dico. No. Non credo proprio. Ah, ok. No, magari quello là avanti, aspetta. Oh, no. No, non si può. Non si può. Oh, scusami. No, quello è il mio posto. Sì, scusami. Prego, prego. Grazie. Che bel venticello che tiro. Grazie, grazie mille, grazie per essere passato, Jack, Turi. Sì, ci sono anche due posti lateralmente. Eh sì, sono tre. Ma? Sei, aiuto. 3, 6 e 4. Dietro, 4 davanti e 6 dietro. Bastardo. Quindi saloon, no? Sì, va bene. La colarsa. Dove andiamo? Ma non lo so, ti sei perso, Jack? Ma io questa città non imparerò mai. Ma è a destra, in fondo a destra. Vale, in fondo a derecha. A derecha. Ma qua, qui a destra c'è qualche problema. Aiuto i draghi. Gira. Gira, santa Madonna, gira. Grazie. No. 5 più 10. Ma che gli è successo a Bob oggi? Jack, ma l'idea è di mangiare sti cavalli. Guarda che sono bravissimi questi cavalli. Corvo! Buonasera! Ciao Forvo, ma da quanto tempo? Che sì, fine hai fatto? Bene, bene, grazie. Sono con mamma Sita. C'è Tonqua. Madre puta. Quanta gente che sta qua. Come sempre, ve l'avevo detto io. Scendiamo? Certo. Aspetta, glielo scrivo. Il problema è se per caso arriva qualche carrio. Prenderà un'altra strada. Lo metto bene. Buonasera. Oh, caspita, scusami. Hasta luego. Scusami. Buonasera, buonasera. Ah, c'è anche Cicius. Signora Concetta, buonasera. Buonasera. Buonasera a voi. Prego, prego. Signorina, buonasera. Buonasera, signore. Sì, lo abbiamo buonasera, saputo, buonasera. Con dispiacere. Sì, c'è anche Cicius, ormai è dalla famiglia. Allora... Hola, signorita, tutto bene? Sì, grazie, signora, lei? Sì, che mi è successo, vale, signorina? I criceti vi fanno stancare? Un po'. Meglio no, così, no, allora. Stasera è più tranquilla la situazione. Bueno, mi va piacere. Buonasera. Signorina Rosa. No, sono Concettina. No, la signora Concetta. Vale. È la, come si dice, la moglie del signor Turri. Ah. Io avevo conosciuto la signorina Rose. Violence. Ma come GTA? Ma che cazzo dici, Gicius? Per tutti. Sì. Sì. Arriva subito. Grazie, signora, grazie. Whisky. Tre whisky e una birra. Ah, vale, signor. Grazie. Una cerveza, vale. Qualcosa di da bere bello fresco. Ma abbiamo sentito, come ti dicevo, ci è dispiaciuto. Però se per te è stata una liberazione, allora affanculo. Cioè. Allora, tre ma scherzi? Una limonata e una cerveza.
stessa. Arrivano subito. E io ma dove? Ma come polizia? Ah, è vero, tu facevi il poliziotto, lo sbirro bastardo. Ma anche server? Devo indovinare? Bel piatto di fagioli caldo. Eder? Sì, mi che non mi dire impero, dovremmo avere, sì. Beh, io lo chiamo sembra, piatto di fagioli, ma non lo so, fagiolato sarà la stessa cosa, penso. Ma come impero? Sono sicura, datemi un attimo. Però deve essere caldo. Ah, Grau! Ti dico la verità, io ho disgusto per GTA, specialmente per questi server. Scusatemi, sì. Sono tutti uguali, non c'è differenza, dal primo all'ultimo. Sì, c'è. Sappiamo benissimo, quindi non mi rispecchio in questo mondo, non più. Io non entro a GTA in GTA da... In serio, neanche 5 minuti. Allora, la fagiolata a chi va? A me. Ah, su code? A me. Ma non lo sapevo. Non lo sapevo. 109, sono ingrassato un pochettino. Sì. Ah, riapre ancora? E anche la limonata, giusto, Vale? Sì, limonata, sì. Ma chi è che beve la limonata? Bob, bevete la limonata? La limonata. No, signori, per cortesia, sta male, buttatelo nel fiume. Buttatelo fuori. No, non esiste. Ok, la birra, signorina, a signora. Allora, un attimo, glielo dico subito. 30, signorina. Bob, sei sicuro? No, è bello, che sei bello, bello. Ma sei sicuro che sei Tigo? Sì, perché... No, è bello, a noi piace. No, Tigo, bravissima gente, gente adulta. Io il whisky, grazie. Gente che sa fare il proprio lavoro. C'era prima il presidente, che è l'head admin, che conosco da secoli, ruolando... No, adesso è diventato whitelist, lo era fino a una settimana fa. No, adesso è whitelistato. Sta facendo dei bei numeri e gente che ruola seriamente, che prima di fare azioni, sì, prima di fare azioni ci pensa due volte, quindi che faccio, ti ammazzo adesso o più tardi? Okay. Avete ricevuto tutti, signori? Sì, fatemi controllare, signorina, sì, grazie mille, grazie, gentilissima come sempre. Grazie a voi, signore. Andiamoci a sedere. Sì, signorita. Boh, buttatelo via. Abbiamo pagato? Eh sì, adesso pago. Ah, vale, prima se paga, parla. Poi dopo ci spostiamo. Sì, ma l'importante... Qui. No, ma veramente, poi sai che... Mi metto a fianco a te. Guarda che ti spacco la faccia, vai via. Dove mi metto? Di fronte, così almeno miro le tue mani. Nel caso mi dessi fastidio, ti sparo in faccia. Ricordatelo. Sì, Jack, siediti. Sono sempre stato così. Ce n'ho 11. E dammeli. Perché? Che fai? Offri alla gente e poi non hai i soldi. Bravo, così si fa. Grazie Fuoro, grazie per essere passato. Grazie mille, sempre un piacere vederti e parlare con te. Grazie mille, grazie. A pagare, muoviti, facciamo solo figure di merda. Che figuracce. E tu scendi dal tavolo, Bob, però. Grazie. Bob, mettiti bene, stai fluttuando. Molto bello. Un buon sigaro. Salve, signore. Come va bene? Salve. Come sta? Salve, buonasera. Tutto bene. Voi tutto bene? Tutto bene. Sì, grazie, tutto bene. Io mi chiamo Jordan. Salve, signor Jordan. È un piacere di conoscere, signor Jordan. Io sono Bob. Il signore di fronte Jack. A me è Piccione. E alla mia destra è il signor Jack. Ah, doppio. Piacere di conoscervi. E il piacere è nostro. No, di Rose. Di dove siete? Ah, dove? Di Rose. Sì. Rose. Sì. Che fate da quelle parti? Siamo i vice sceriffi. Oh, vice sceriffi. Oh. Numeri di legge, allora. Sì. E sono un vostro collega, sì. Ah, sì? Sì. Di dove? Il sceriffo di Tumbleweed, non so se conoscete quelle zone. Ah, oddio, non ci siamo mai stati. No, non ci siamo mai andati.
Beh, sì, sono zone molto rischiose, insomma. Ah. Sono gente... parecchi criminali lì, quelle zone? Abbastanza. Diciamo che solo gente preparata può lavorare da quelle parti. Ma in che senso? Bah, stai tirando l'acqua al tuo mulino, vero Bob? Come sempre. Insomma, mi hanno fatto molte domande prima di prendermi al lavoro nella cittadina di Tamarville. Sì, come ti chiami e quanti anni hai? Esatto. Ma che mi prendi per il culo? No. Sedetevi, io non gioco a poker. Sì, siccome perdo solo. Vai cugino, che tu c'hai mi fai dire che non vogliono giocare a poker. No, non stiamo giocando. Volete giocare voi? Vi alzo? No. Se ci siete voi, sì. No, tranquillo. No. Non stiamo giocando. Non soldi col povero. Lo sapete che sopra c'è una signorina che $15 vi fa il bagno? $15? Sì, sopra. Sono meritato. Ti accompagno, cugino? Vieni. No, guarda solo. Sicuro? Vieni spesso. Ah, sono bene. No, l'esercito. Buonasera. Salve. Documento. Ricominciamo. Gli altri dove sono? Fuori? Sì. Buonasera, desidererei qualcosa da mangiare. È più delicato. Sono nervoso, sono... Chi? Chi è nervoso? Senza mangiare, allora. Questo deve essere la gente qua. Lo vedo nervoso. Ma lascialo stare, su, sta facendo niente. Va bene. Grazie lo stesso. Cazzo, non ho niente da mangiare. Agente. Ah, neanche gli agenti ti salutano più. Ah, quello saluto adesso. Beh, l'hai chiamato così, ovvio. Non è un agente. Che cos'è? È un militare. Un ranger. Sarà un ranger, non lo so. Un militare. Jake. Sì? Ramone dov'è? Ah, non lo so. Ma era fuori, vediamo. Oh, guarda Mustang. Ma io non l'ho visto uscire. Ah, porca miseria. Che è successo, mio amore? Nada, perché? Beh, eravamo dentro. Lo so, beh, perdonami, ma quando c'è troppo rumore, il pianoforte, io non ce la faccio. Oh, caspita. Poi nel caso mi addormento qui, però. Che è successo? Oh, dico, vai a dormire? Sì, vado a dormire e poso il carro qui a San Benito. Va bene, va poi bene. Poi vi serve per tornare, ve lo lascio, eh. Andiamo alla stalla e prendiamo i cavalli che ci danno a disposizione, okay. Sì. Ma è successo qualcosa? A me? Sì, a voi. No, tutto a posto. Beh, meno male. Che calla la palpebra. No, anche perché no, il carro è pieno e si c'è troppa gente vicino, non vorrei che... Infatti andiamo veramente... No, fate bene. E quello stavo qui fuori ad osservare. Al massimo dai $5 lo stagliere te lo fai portare a tavola. Sì, no, vabbè, nel caso alloggerò qui e domani me lo riporto. O parti domani mattina, riparti poi. Sì, ma anch'io mi fermo qua, va. No, andate a dormire anche voi. Sì. Beh, sentiamo Bob. Anche tu, Bob. Che cosa? Vai a dormire. Non so, se c'è qualcosa da fare. No, perché loro stanno andando a dormire, ecco perché. E beh, se vuoi rimanere da solo con tua moglie, me ne vado. No. Te l'ho chiesto. Sì. Cioè, se ti fa fastidio, dico, Ma io non lo so. Ma che te preso? Mi fai capire che te preso a te? Ma io non lo so. Ma no, è geloso, cioè ogni volta che ti saluto, non lo so, mi guarda storto. Ma che cazzo Oltre a quella questione, ti ho solo chiesto...
dove stessi andando e se stessi andando a dormire. Sì, però nel modo in cui l'hai detto, per dire vai a dormire. E quindi... Non ho detto una cosa del genere, Bob. Non mi mettere in bocca parole che non ho detto. Lasciate anche sul tavolino. Ma come, Tico, sei bravissimo a fare sta cosa? Ovvero? A mettere in bocca le parole che una persona non dice. Ah, no. Sì? Ok. Vale. E forse avrò questo vizio, non lo so. Ne sa? Ma? Che è successo? È svenuto il signor. Ah no, si è ripreso. Poverino. Siete ripreso? Mica tanto. Ma come? Era svenuto due secondi fa. Scivolato. Si è messo a correre. E corre. Da ricovero. Poi andiamo a posare il carro e andiamo a dormire. Che dici? Sì, andiamo a posare il carro. Allora a domani, signori. A domani. A domani. Ci vediamo poi. Hasta luego. Hasta luego. Jack, mica mi puoi prestare $15. Chissà dove devi andare. Chissà chi deve incontrare, chissà chi. Entro domani sera te li ritrovo. Ma io non ci credo. Nemmeno non ci vedo credere. Quanti buchi ha Cintolone? 109. È ora di cambiarlo quel cinturone, è tutto bucato. A posto, sei un amico. Scoppiateli, In che senso scoppiateli? Sì, l'ho capito. No, mi servono per ritirarmi, devo comprare da mangiare e da bere, che cazzo è? Sì, proprio $15. Sì, 15 preciso. Precisi proprio $15 come la signorina lì sopra. Però ti fa uno sconto, riesci anche a vabbè, ma Tigo cosa te ne frega? Li vuoi anche Tigo? No, no, grazie. Ah. Non mi interessa. Ma... Se vogliamo andiamo a qualcuno dell'esercito. Buonanotte, Jack, buonanotte. Grazie, ti voglio bene, fratello. Bah. Ma se domandiamo a qualcuno dell'esercito dove sta il presidente... No, per non essere lì vuol dire che era sopra a dormire, secondo me. Esatto. Poi, secondo te, te vengono a dire dov'è? Sì. Beh, mi metto la stellina. No, ma non te lo dico. No? Comunque, quella stellina è falsa. No, non stavo scherzando prima. Ma come è falsa? Mi ha preso dici? Per il culo il presidente, te lo dico io. Ma no, domani al massimo ci parliamo tutti quanti insieme su e cerchiamo di risolvere questa questione. Via del tuo salario, nel caso in cui ci fosse un salario, ma non credo. Ah, anche per amico è così? Cioè, ma io metto a rischio la mia vita per salvare tutta la cittadina di Tamberwood a costo zero. Ma come funziona qua? Ma quando? Quando dormi. No. Sto a ridere, che è vero. Yeah. Anzi, però c'è anche una cosa che ti volevo dire. Grazie, Gintoki. Si potrebbe anche far peso sul discorso che appunto quell'ombre, come si chiama? Sappiamo di che stiamo parlando, no? Quello lì che è venuto a Tumblr. Buonasera. Che sta dicendo grazie. Che siete in giro. Benvenuti in famiglia. Che addirittura appunto Tigo gli volevi anche fare la multa perché era stato maleducato e oltretutto non gli ha neanche fatto la multa. Sì, in effetti non gli ho fatto nessuna multa. No, perché no, scusami se ti interrompo Ramona, lo abbiamo detto anche l'altro giorno, è entrato a Tumbleweed correndo con il cavallo. Sì, vale. E non gliel'hai fatta, non gli ha fatto nessuna ammenda. No, gli abbiamo solo detto di stare attento a venire da quelle parti e... Oltretutto gli abbiamo chiesto appunto... Cioè, non si è comportato male, è stato molto maleducato. Ora, non gli abbiamo fatto non gli hai fatto, perché appunto è il tuo lavoro, non gli hai fatto la multa e questo è il ringraziamento. Oh puta madre. Chi è questo? Sì, bisogna chiarire questa questione. Salve. Bisogna chiarire questa questione con lui. No, ma la cosa che mi dà tanto, ma tanto fastidio, e credo sì, anche a Ramona, la questione che abbia detto che noi eravamo armati, lo abbiamo circondato armati, quando assolutamente non è vero. Noi eravamo per la calle. Avevamo sì
i fucili, ma nessuno gli ha puntato nada, anche perché quando non sarebbe uscito da quel posto se gli dovevamo fare qualcosa, cioè eravamo per la calle con i fucili, perché comunque noi la conosciamo quella terra. Ma poi gli dissi pure... Non è che gli abbiamo puntato nada, l'abbiamo minacciato, cioè abbiamo fatto... Allora, gli abbiamo fatto delle pregunte e inizialmente non ci voleva rispondere, ha incominciato a dire delle cose assurde, cioè uno si sente preso in giro, no? Ma nessuno gli ha fatto nada, cioè forse non sa che una volta poteva entrare non sarebbe uscito, era già tra le braccia della Santa Morte. Vero. E ma ora forse... di che cosa stiamo parlando? Forse se l'è presa perché gli dissi, beh, i tuoi genitori hanno avuto molta fantasia a darti come nome Moicano e come cognome indiano. Forse se l'è presa. E allora? Che se ne frega? E vai dal presidente a piangere o vai dall'esercito a dire baggianate. Ma scusami, non siamo fra ragazzini, stiamo parlando fra adulti, almeno credo. Cioè minacciano la gente, cioè, ma se siamo qui continuiamo a venire a Saint-Denis, abbiamo invitato il signor Turi, abbiamo invitato quello delle pelli, ma di che cosa sta parlando? Forse perché magari ha avuto un modo di fare differente, appunto perché è stato maleducato? Ci devo parlare anch'io un attimo col presidente. No, ma anche il presidente stesso e anche l'esercito, ti ricordi quando sono venuti lì a darci le chiavi delle attività? Sono rimasti esterrefatti innanzitutto per il posto e anche per l'accoglienza che hanno avuto, ti ricordi? Vale, cioè, ma abbiamo trattato solamente con lui, siamo stati un pochino differenti, ma non è che siamo stati differenti nel senso che l'abbiamo maltrattato, abbiamo avuto un tono differente, perché? Perché lui si è posto in un modo differente, è ovvio. No, diciamola tutta, è stato arrogante. Appunto, si è posto in modo differente, non è stato educato. È stato molto arrogante. Ah, e oltretutto prendeva per il culito. Ma sì? Sì. Vale. Bah, non lo so. Dai, cosa facciamo? Vamonos? Sì, vamonos. Dove? E torniamo a casita a questo punto. Porca miseria, un altro 3 giorni di viaggio. Chi sei a chi? Non è un problema. Ma il carro ce l'abbiamo. No, Jack l'ha appena detto. Lo sta lasciando qui alla stalla. Sta carrozza qua dietro di chi è? Non incomi. Stai scherzando? Assomiglia tanto alla carrozza che abbiamo visto giù a. L'abbiamo appena mirata. Appena qualche giorno fa l'abbiamo mirata a Dumbleby, non ti ricordi? Sì. E allora? Ecco, e allora? Di quei tipi là. Già ci infiliamo nei cassini. Tempo, come si dice, un anno secondo. Ma ecco, proprio quello. E allora vado un attimo a farmi un bagnetto sopra e io lo sapevo. Ecco, dai, dai. Allora, con $15 tempo. Vamonos, su. Ci vediamo domani, dopodomani. Quando ci vediamo? Domani o dopodomani? No, ascolta, cerca di farti mirare domani però. Perché se c'è l'appuntamento del presidente. Se c'è l'appuntamento già sto qua. Appunto. Beh, se mi risponde vi mando un telegramma e vi aspetto qua. Buonasera. Beh, io torno. Salve. Come? Salve, arrivedervi. Salve, buona serata. Ci stava salutando. Ah, buon viaggio. Hasta luego, signor. Hasta luego. Chi è costui? E allora facciamo così. Aspettiamo la risposta del presidente che ci accolga al palazzo. Sì. Poi ci incontriamo qui e ci andiamo a parlare insieme. Va bene, mamma Sita? Hola, signor. No, niente. Che cosa? Dicevo, allora facciamo così, aspettiamo la risposta del presidente e poi andiamo tutti quanti al palazzo. E allora dobbiamo addormentarci a chi? No. Mai. Appunto, allora andiamo a casita. Dai, vuole ritirarsi con te da solo, forza. Ma ancora qua stai tu? Dai, fumiamoci una sigaretta e poi ce ne andiamo, dai. Ma io non ho mai incontrato un uomo più indeciso di lui. Mai.
se ne voleva andare prima, adesso invece rimane qui a fumarsi la sigaretta. Ma è presto ancora per fare quello che devo fare, no? Aspettiamo un altro 5-10 minuti. Vabbè, io mi fumo un sigaro, sigarrillo. A proposito, ci avete sigari? No. Mira? No, io li ho dimenticati in armeria. Ah, ne vuoi uno? No, sì, grazie, mio amore. Ce n'hai uno in più. Ma scusa, perché non li compri dalla signora Concetta? Concettina? Ce l'ha? Vale. Li vende lei. Ah, un okay, dollaro l'uno. Allora, li vado a comprare. Ma se le stai fumando un sigarillo? Questa sì, è sigaretta. Voglio un sigaro. Ma guarda, ma no, è un sigaro il tuo, non è la sigaretta. Ma che dici? Ah sì, di età. Di età di sicuro. Di età di sicuro. Ho 49 anni suonati. Lo sai benissimo. No, ma che... Non abbiamo fatto nulla, sì, anzi, complimenti alla scena, GG a tutti. Sono passato anche da te in chat. Ah, ora, mira, mira come si fuma il sigaro, mira. Mira, mira, guarda, guarda, ah. Facci cerchi, mira, mira. Ma anche ragazzi, a Tonqua, a... complimenti a Ramona Santiago, che è una grandissima role player, una grandissima donna. Mira, mira. L'ho sempre detto, non perché ruola con noi, ma perché lo è. Ah, grazie mille, grazie. Ma noi cerchiamo di fare. La vogliamo finire? Cerchiamo di fare il possibile, no? E come dicevo, come ho già ripetuto in precedenza, siamo all'inizio, quindi ovviamente l'RP verrà da noi ampliando tutte le scene, ampliando le varie situazioni tutti quanti insieme. Coniugando il nostro background, la nostra storyline con la vostra e con tutto il server. Qualche anno ho perso il conto, quant'è? Oh, grazie mille. Ma allora, da quello che mi ricordo, all'incirca 2 anni. Ah sì? Forse 3, sì. È già così tanto? Mio amore, sì. Qualche... Grazie, grazie, veramente. Di biscuiti, non lo so. Come? Cioè, problemi di coppia avete avuti voi qualche volta? Ma come, diciamo, tutte le coppie, no? Noi ogni 5 minuti. Esattamente. Noi 5 esattamente. Minuti sì e 5 minuti no. 5 minuti sei già è tanto. Allora facciamo 5 minuti sì, 5 minuti sì. No, facciamo che ogni... Grazie, sì, grazie, sì, ragazzi. Diciamo che si può litigare, capisci? Sì, però scommetto che il piccione è quello che ti viene a chiedere sempre scusa. No, diciamoci la verità, no, seriamente piccione, non la prendere a male. Però tra voi due, cioè, signora Ramona è molto più bella, insomma, non capire a male, eh. No, però, questo lo sappiamo, è una donna affascinante, sì, hai ragione. Tu sei bruttino, insomma, non so come fa per stare con te, però... Allora, caro mio, ricordati... Le cose che mi danno fastidio sono quelle che appena hai annunciato. A me dà fastidio quando una persona giudica un'altra persona dicendo che non è bello, che non è brutta. Hai capito? Non ti permettere più perché ti ammazzo. Anche se sei un uomo di legge. Hai capito? Sono bello, fammi capire. Vedi quando sono brutto e puzzolente. E allora? Poi ricordati, quando due stanno insieme non è per la bellezza, ma diciamo anche la bellezza interiore. E forse qualcosa di bello lo ha trovato in me. So benissimo di essere un uomo già andato, che sono con un piede nella fossa. Però ricordati, ho tanto amore da dare a mia moglie, ricordatelo. Non scordatelo mai, chi te lo dice? Io, il signor Piccione. Perciò c'hai qualcosa di nascosto che ancora non ho conosciuto di te. Meglio. Vuoi veramente conoscere il vero Piccione? No. Ti converrebbe? No, per l'amor di Dio, no. Abbiamo comunque finito? Sì. Ah, bene, mi fa piacere. Io e voi, signor Bob, non ci conosciamo. Sappiamo benissimo che voi siete lo sceriffo di Tumbleweed. E voi non mi conoscete, non sapete da dove vengo e cosa ho fatto dalla mia vita. Sì, non ve l'ho mai chiesto. Non ve lo dirò mai. Ricordatevelo sempre. Ma siete brave persone, lo so. Se non già vi avrei cacciato fuori dalla cittadina di Adalberto.
Addirittura? Sì. Ma sei sicuro di quello che stai dicendo? Mamma Sita sta rischiando questo bastardo bifolco, sto puzzone. Se eravate cattive persone, sì, ma visto che siete delle bravissime persone, amorevoli... Ascoltami bene, ora, l'unica mexicana sono io, Ramona Santiago, e Tumbleweed è di Ramona Santiago. Ricordatelo bene sta cosa, vale? Mettitelo nella cabeza, brutto bastardo bifolco. E se ancora sei per la calle con la cabeza attaccata, non te credere, è solo perché gli abbiamo detto di non staccarti la calle, cioè la testa, appunto. Va bene. Ecco. Mamma mia, come siete suscettibili, vero? Ma davvero? Cioè, Tigo te stai... Allora, Tigo stai dicendo tutto quello che ti passa per la cabeza. Tigo stai... Ma sì, ma non riesco a mantenermi, cioè, dentro. Cioè, parlo, però non in maniera offensiva. Ma sei sicuro di quello che stai dicendo con la palabra? Ma sei proprio sicuro di questa cosa? E penso di sì, che ne so. Ora, gli hai appena detto che non sape che cosa io ci ho trovato in lui, in tutto questo tempo. E questo non è una cosa molto linda, eh? Non lo puoi neanche immaginare cosa abbiamo passato io e Ramona. Per poi ritrovarci insieme qui, non puoi neanche immaginare. Abbiamo rivalicato montagne. Abbiamo camminato per mesi e mesi nel deserto del New Austin. Poi ritrovarci insieme mano a mano. Anche se litighiamo, rimarremo sempre una coppia. Ricordatelo e mettitelo stampato in mente. Hai capito, Bob? Va bene, ci credo. Non ci devi credere, è così, punto e basta. Sempre se non mi fai girare la verga, questo è sicuro. Ecco, ricordati che quando oltrepassavo il Montana River per andare in Messico a casa di mamma Sita, io dovevo chiedere un permesso speciale, e questo permesso c'era solo una persona che lo poteva rilasciare, e questa è la mia moglie, capito? Altrimenti sarebbero venuti i Moonwalk insieme ai messicani per tagliarmi il pipino, ovvero la verga. Porca miseria. Sì, ci hanno tentato una volta, ma come vedi io sono qui. E l'80% dei Moonwalk li ho ammazzati tutti io a Guarma. E mamma Sita lo sa bene. Perché poi subito dopo mi sono vendicato. Io ho avuto la mia rivincita. E sono uscito vittorioso. E da quel giorno che mi chiamano guerriero. Diciamo che ti è andata bene. Però devi sapere una cosa. Durante quel viaggio, solo 3 superstiti si sono imbarcati per il ritorno. Ne sono morti tantissimi, cari amici e anche sorelle, che sono morti davanti a me, ammazzati dai Moonwalk, squartati davanti ai miei occhi. E mamma Sita lo sa. Brutta storia. No, è vero, ne abbiamo veramente passate voi, veramente voi tante. Però alla fin fine siamo sempre qui. Siete ancora qui, questo è l'importante. Detto. Non sa per quanto, però è così. L'eternità, ovviamente. Però questo... non dimenticate che ora Tumblr ci avete un uomo di legge, insomma. Oh, infatti dobbiamo ringraziare il nostro uomo di legge, il signor Bob. Dobbiamo ringraziare il presidente che mi ha messo a lavorare in quelle parti. A proposito... Tu sei stato spostato a Tumbleweed perché sei amico del presidente o per che cosa? Io amico del presidente. Scusami, come mai ti abbiamo trovato a Tumbleweed se noi non ti conosciamo neanche? A dire il vero, andate al presidente, visto che ho lavorato per parecchi anni nell'esercito, avevo richiesto di entrare nell'esercito, però non lo so. Mi ha buttato da quelle parti, non lo so. Ecco, allora ti ha punito, dici? Sì, secondo me sì. Non è che sei d'accordo con il presidente? No. Mamma Sita. Sono talmente d'accordo che ancora non mi hanno pagato.
Appunto, stai lavorando appunto, come si dice, gratis, no? Sì, metto a rischio la mia vita, gratis. Ma perché cosa metti a rischio la tua vita? Ma come? Non capito per strada quanti balordi che becco. Ma se ti così sempre a Saint-Denis, siamo noi che stiamo sì, a Tambleweed, siamo noi che siamo nel pericolo, ti così sempre a chi? Sì, non ti preoccupare, ma come becco qualcuno te lo porto a far vedere. Allora, gente sì, di scalmanati che vanno facendo solo guai verso Armadillo. Sei sicuro? Ma comunque, sì, cambiamo discorso. No, no, possiamo anche ampliare questo discorso. Io mi sto segnando tutto. No, no, non c'è serio. Ma sono arrivato ancora alla prima pagina. Vabbè, signori, io vado, si è fatto ora. Ah, sì? Sì, vado un attimo a riposare sopra. Ah, vale, ora. Hasta luego, ci meriamo a Tumbleweed quando arrivi? Sì, allora se domani il presidente mi risponde, vi mando un telegramma e... Va bene, va bene. E faremo il viaggio, risponde, e faremo il viaggio nosotros, se veremo a chi, vale? Va bene, va bene. Bueno, facciamo così, dai. Ci vediamo domani. Mm-hmm. Buonanotte, signor Piccione. Buonanotte. Buon viaggio. Grazie. Salve, tanto. Mi raccomando. Io gli spacco la faccia a quello. Ma perché? Lo mato. Ma perché? Si è permesso di dire cose del genere, chiedendosi come mai io e te fossimo insieme. E cosa avresti trovato te in me? Sentiamo, che cosa hai trovato in me? Ah, non lo so neanche io, a dire la verità. Ma in che senso? Come in che senso, scusami? Non lo sai neanche te? No, come fai a spiegarle queste cose? Parole tue. Non le puoi spiegare queste cose che vengono così, spontanee, naturali, no? Tanto, però anch'io che... tante volte miro e dico, ma che cosa ci ho trovato? Fammi capire. Mai trovato risposta? Devo dire la verità, ogni tanto mi sembra di mirare qualcosa in lontananza, no? Però subito dopo viene affuscata, poi ogni tanto riappare qualcosa in lontananza e poi di nuovo. È sempre così, capita, capisci? Come una luce in lontananza? È una luce in lontananza, no? E incomincia a dire, ah sì, forse stai capendo che cos'è questa cosa. Quando sei lì per cercare di capirla, no? E stai cercando di mirarla. E sei lì che la miri proprio attentamente, puff, risparisce un'altra volta. E ora la devo ricercare un'altra volta. Dimmi, ti stavo guardando. Vale, non riesco a farti arrabbiare, mi sembra strana sta cosa. No, no, ti ascolto, vai. No, ti ascolto. Diciamo che mi fai tenerezza, ecco, perché ogni volta che ti ascolto mi riempi il cuore di gioia e di felicità, lo sai benissimo. Ora dimmi che cosa hai fatto, visto che mi stai riempiendo di tutti questi complimenti, fammi capire, cosa hai fatto? Non ho fatto niente, sono qui con... Non ho fatto niente. Dimmi la verità, cosa hai fatto, cosa hai combinato, dai. Non ho fatto niente, mio amore, lo sai benissimo. Non me la prendo, dai, dimmelo. Ma che se non ho fatto nulla. Hai fatto qualcosa, è sicuro? Non ho fatto niente, sul serio. Tu quando fai così mi vuoi comprare. Non è vero. Allora, è vero, è la verità, io ormai ti conosco. Ma come le mie tasche, se io ora miro dentro la mia tasca, allora io ti conosco uguale. Perché mi stai mirando così, fammi capire. Non lo so. Spiegami perché, dai. Non lo so, te l'ho detto, quando ti guardo mi fai tenerezza. E per quale motivo ti faccio tenerezza? Che cosa sei? Non mi sembra di essere un topolino, non mi sembra di essere, come si dice, un animaletto, no? No, assolutamente no, sei mia moglie, come? Ramona Santiago. Io sono un animaletto. Sì, un animaletto, ma non un topolino, più che altro sei un puma, un giaguaro. Una leonessa? Ma dove? Come? Finché lo sei? Ma va. Un coyote? E cosa saresti? No? No, un coyote c'è sei tigo. No, un sciacallo, che ti devo dire? Quello intendevo quello. No. Una lepre? Un leprotto? Ma stai scherzando? Ecco, vedi? E allora un puma.
Ah, ecco. Uno scorpione. Ah, quello sì. Ecco, vedi? Eh sì. Ramona Santiago lo scorpione. Bueno, ma cosa facciamo? A chi me lo fai capire? Stiamo parlando, stiamo parlando, no? Andiamo ad andare a casita? No, magari andiamo a farci un giro verso il porto, a mirare un pochino le navi, no? Andiamo. A proposito, mio amore, avresti qualcosa da mangiare? Ah, bene. No, altrimenti... ecco sì. Che cosa avevi bisogno. Ramona the Scorpion, Santiago, voi? No, no, guarda che... Ecco che cosa avevi bisogno, dovevi chiedermele con me. Un brindisi alla coppia, subito. Ecco qualche un cosa brindisi alla coppia. Dimmi la verità. Salute. Lo sai che quando ti lo fai così è perché c'è tutto un qualcosa di dietro? Io lo so ormai. Non è così. Ah, ora, ti faccio mirare che domani hai già cambiato atteggiamento. Cioè, vuole nada domani che ti gira la verga e cominciamo ad urlare come dei matti. Fidate che è così. Ma non è così. Su, andiamo verso il porto. Vale. Che facciamo? Prendiamo una nave e ce ne andiamo da qui? Ah, magari me porti il mio paradiso? Mio amore, il mio paradiso, il mio paradiso. Oh, a proposito, ti ricordi che avevo contattato qualcuno per costruire i ponti? Vale. Dicono che hanno quasi completato il tutto. Davvero? Sì. E se puoi andare nel mio paraíso? Adesso, in questo istante, no. Come ti dicevo, stanno completando gli ultimi lavori. Ah, ora dopo mi trasferisco. Ma come, ci trasferiamo nel paradiso? Andiamo nel paradiso dopo. E mi dissi. Mio amore, ma non possiamo trasferirci. Diciamo che come potremmo... No? Ti vuoi proprio trasferire? Vale. Dove? Il traffico viene meglio da lì. Ho capito, ma dove? In che cittadina? Non lo sapevo, dopo decidiamo. Vale, andiamo, andiamo. Vamonos. Tengo un aiuto. Ma perché stai parlando così? Ma non lo so, così. Grazie. Grazie, Lil. Benvenuto in famiglia. No, ma veramente ti vorresti trasferire lì nel mio paradiso? Perché? Cosa ci sarebbe di male? Fammi capire. Tengo una mañana costante in una acuarela esperando verte pintato de azul. Tengo tu amor y tu suerte en un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voglio verte de nuevo. Vámonos. ¿Qué c'è? Canta. No, niente. No, ¿por qué? No, diciamo, stavo guardando il soprabito. Tengo na 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 na. Ma quando è che cerchi di imparare un attimo le palabras della canzone, no? Mio amor, ti ricordi cosa ti dissi a Fragola a casa nostra? A casita? No. Allora, ricordati bene, io ho una voce molto bassa che non riesco a cantare nessun pezzo. Sì, me lo ricordo. Che hai fatto? L'unica cosa che riesco a fare, sai che cos'è? No, è così. Amico, come ecco. Viene? Ecco, quella è l'unica cosa che riesco a fare. Ma ho provato a cantare, però avendo questa voce bassa non riesco. Ma non è vero, dai, canta conmigo. Tengo una mañana costante, una acuarela esperanza. Pintato de azul. Tengo tu amor y tu suerte en un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voglio verte de nuevo, voglio volverme en tu ropa. Susurra
en tu silencio cuando me veja llegar. Hoy voglio verte de nuevo, voglio alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca. ¿Crezca? ¿Crezca? Más. ¿Crezca más? ¡Tan, tan! Ah, cosa devo fare io? Fammi capire. Nulla, devi amarmi ogni giorno di più. No, non lo devo fare. Non lo devo fare io, lo devi fare Tigo. Ah, solo io? No, e Tigo te devi preoccupare di te stesso. Io mi preoccupo di me stessa. Tigo, non ti preoccupare di quello che devo fare io. Ma i francesi dicono tutto ensemble. Eh? Già che siamo a Saint-Denis, c'è il quartiere francese, i francesi dicono tous ensemble. E che cos'è? Tutti insieme, insieme, no? Tonton, cosa? Insieme, insieme, insieme. Ma come si dice? Tous ensemble. Tous ensemble. Sì, proprio quello. Come si dice in spagnolo? Ma todos. Ma scusami un attimo. È vero, todos. Ma scusami un attimo, ma mi spieghi cosa c'entra ora il francese? Sei a chi? Dico sei... Cioè, che cosa c'entra ora il francese? Fammi capire. Beh, te l'ho spiegato, siamo qui al quartiere francese di Saint-Denis, ecco perché. E chi se ne frega? Ah, perché non ce lo metti? E chi se ne frega? E me deve parlare in francese, io lo so mexicana. Già mi tocca parlare l'americano. Ora mi devi anche mettere in testa altro idioma che non sa neanche che cosa significa, non sa nada di nada. Sempre in confusione devo andare. Beh, per fortuna non parlo la mia lingua, altrimenti non capiresti nulla. Ora ti devi mettere a parlare la tua lingua? No, ti ho detto non capiresti nulla. Lo sape, figuriamoci. Ti ricordi? No, ti ricordi quando ti feci lezione di nordico? Ma sì che me lo ricordo, certamente. Quella notte ti eri messo dentro la cabeza che dovevo imparare il tuo idioma. Aspetta. Ascolta bene. Rist ek bot runar. Rist ek bjarg runar. Ma puta madre. Einfalt vid alfum. Tvifalt vid trollum. Frifalt vid durs. Ecco qua. Sì, me lo ricordo ancora. Ma mi puoi per favore dire che... No, non te lo posso dire. Perché no? No, è una questione particolare, strana. Andiamo a vedere se c'è il casino dentro. Perché non lo puoi dire, fammi capire. No, non è che non te lo posso dire, ma è una questione molto ampia e molto strana. No, adesso mi stai facendo rimanere male, però perché non me lo puoi dire? Hai segreti conmigo? Fammi capire. No, non ho mai avuto un segreto con te. E ora perché mi stai dicendo che me la puoi dire questa cosa? No, diciamo, ritornando al discorso di prima, che uno senza l'altro non può essere una coppia. E allora? È quello ciò che ho detto. No, non è vero questa cosa. No, non mi freghi. No, 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 è così. No, non mi freghi. No. E allora manda un telegramma ad Abi che le vedi un po' che ti dice. Fatti tradurre tutto. Andiamo all'ufficio postale. Che cosa significa? Dai, dimmi la verità, no. Per favore. Veramente, veramente. Ovviamente io diciamo che ho raggruppato le frasi, però è così il senso, è quello. Uno senza l'altro non è niente, non è nessuno, non è una coppia, non può andare avanti nella vita. Come dire in una coppia, come dire in una famiglia, senza famiglia tu non sei nessuno. Senza la tua anima gemella non puoi andare avanti, stessa cosa. È un discorso molto ampio. Ah beh, senza, lo spiegherai più nel dettaglio però. Ecco, senza arco non puoi cacciare, stessa cosa. Senza pistolita non puoi matare. Sì. Ma certo, come fai? Però si può usare un coltello, eh? Dimmi. Vedo l'ora di produrre le nevi.
Sì. Ma io tutti sti lampioni non me li ricordavo. Ma cos'è che possiamo fare? C'è una barca che si vuole prendere. Rubiamo una barca. Dai. Dov'è che la troviamo una barca? Ah, se vuoi derubare una barca. Ma certo che no. No? No. Gli puntiamo la pistoletta alla cabeza e gli diciamo, dacci la barca. Mio amore, non ricominciare. Dai. Ci proviamo. Allora lo faccio io, Tico, non ti preoccupare. Ma secondo te ho paura? Allora, Tico, coprimi le spalle, io rubo la barca. Il problema è che non ci sono barche da rubare, capiscimi? Come no? Rubiamo questa qui grossa. Quale? Questa qui? Questa qui, di fronte, adelante. Andiamo a vedere se dentro è aperto, vieni. Vai. No! Che caspita! Oh, puttana madre! Sono chiuse. Poi gli dico io come aprire, le apro io a morsi! No, dai, non fare queste cose che non mi piacciono. Ora, cosa facciamo? Andiamo a mirare il cielo da qui sopra? Ah, vale, vamonos. A chi? Sopra, vieni. Ma scusami, ma avevo mirato che scendevi le scale. Sì? No, stavo andando su. Io dovessi andare giù. E tu gabbiani bastardi, su, andate via! E poi mi lasci cadere. Ma in che senso? No, dall'altra parte, qui. Ramona. Prima la si ama, le... Ramona. Mira. Porti su. Mira. Mira il sole. Che ti viene in mente quando guardi il sole o il cielo così, dipinto di 3000 sfumature di colore? Casita. Ah, sì? Che cosa mi dovrebbe venire in mente? Fammi capire. No, stavo chiedendo a te. Perché? Dico, che cosa ti fa venire in mente? Dai, dimmi. Forse magari non te stai capendo. No, non lo so. Dimmi, cosa ti viene in mente? No, quando guardi per esempio questo paesaggio, no? Ti senti più tranquilla o agitata? No, ovviamente te si scalda il corazzo. È normale che sia così. Ti viene un senso di tranquillità. Ti senti in pace con il mondo. Vero. Beh, poi dopo dimentichi tutto quello che è successo. No, io non mi dimentico nada. Me lo dimentico solo in questo momento. Ma poi mi ritorna tutto alla mente. Non ci provare, tanto non ci riesci. Che cosa hai fatto? Fammi capire. Ancora, non ho fatto niente. No. Dai. Mio amore, dai. È così. Dimmelo. Non mi arrabbio, dimmelo. No, è la verdad. No, veramente. Ah, ti conosce neanche dove sta di casa la verdad. Dai, dimmi la verdad. Ancora, veramente. Che cosa hai fatto? Non ho fatto nulla, sul serio, amor de mi vida. Non ho fatto nulla. Ti ho mai detto che hai degli occhi stupendi? Vale. Ah, ok, perfetto. Dimmi che cosa hai combinato, fammi capire. Non ho combinato nulla. Sono qui con te, sto parlando con te, nulla. Forse perché sono dolce?
tutti questi complimenti in una volta sola? No, no. No, sentiamo, perché? Non sono mai stato gentile con te, non ho mai fatto i complimenti? Ora, un giorno sì e due no. Un giorno Beh. Sì e due no. Perché Tico sei così, sei intermittente. Che sono io? Non ce l'ho quella malattia. No, non l'ho mai avuta da piccolo. Ho avuto la rosolia, ho avuto il morbillo. Ma no, quella là intermittente, quella là non l'ho mai avuta. Intermittente? Proprio quella, sì, mai avuto. Almeno credo, non lo so. Ma è qualcosa che ti viene alle orecchie? No, è qualcosa che parte dalla cabeza. La mia è vuota. In che senso è vuota? La mia cabeza è vuota. Beh, ovviamente stavo scherzando, su Ramona, stavo scherzando. Ma io sono sempre gentile con te. Non alcune è vero. Volte, ti spiego, alcune volte mi faccio da parte perché... Per non urtarti, per non darti fastidio, ecco perché. No, il fatto è che però non ti fai da parte quando invece te devi far da parte e ti fai da parte quando non devi farti da parte. E quando mi dovrei far da parte? Perché ci sono volte che invece ti dovresti un pochino fare da parte e non ti fai da parte. È lì che mi gira la verga, quando non comprendi il momento dove comunque dovresti magari non farti da parte, ma lasciare lo spazio che è giusto che sia. E poi invece quando potresti benissimo... come si dice, intervenire di qualcosa o quant'altro, non lo fai. Beh, hai ragione. Alcune volte parlo e non mi fermo mai. No, tante volte sì, abli, sempre dettico, o magari comunque, appunto, non dai giusto valore a quello che so io. E questa cosa mi fa girare la verga, perché ci sono cose tante volte che sono molto importanti, ed è giusto anche rispettare quello che è il mio de passato, la mia persona, il mio vissuto. Non devi pensare solamente a Tigo. Non devi pensare solamente appunto a esprimerti. Io te lascio parlare perché è giusto che sia così. Ci sono i momenti appunto dove è giusto che io mi faccio da parte, anche se io so di non essere da parte perché sono a tuo fianco. Però ci sono volte che Tigo non ti stai rendendo conto. E Tigo veramente questa cosa mi fa andare, veramente mi fa girare la verga. E questa è la cosa, che se un giorno nosotros appunto succederà qualcosa, non saremo più insieme, sarà per colpa di questa cosa. E penso che sarà solamente questa la motivazione che puoi separarci. Perché? Perché abbiamo un carattere forte tutti e due. E questo lo sapevamo già. E questo lo sapevamo. Però io, sai, certe volte quando mi devo tirare indietro, Tigo invece non ti rendi conto. Vai avanti come un treno e non ti rendi conto certe volte che esageri e non ti fermi. E questa cosa, amico, mi fa girare. Mi fa girare sempre di più, però. È questo che Tigo non ti stai rendendo conto. E ora, poi dopo arrivi, tutto dolce, ti metti a fare la zuccheria. Perché? Perché sa che magari a me come è girata un pochino la verga. Mm? Ora che oramai ti conosco. Ovvio, perché mi ami. No, no, non c'entra nada. Perché? Perché ne abbiamo passate veramente tante. Dillo forte. Vale, appunto, e penso di meritare tutto il rispetto che sia giusto, appunto per tutto quello che ho passato, standote vicino, anche perché non sei un tipo facile, eh? Non è semplice starti vicino, io ho un carattere di merda, questo lo so benissimo, ma Tigo non è che sei da meno, eh? Non pensare di essere tutta sta zuccheria. Che cosa ho detto di sbagliato, fammi capire? No, niente. Lo so benissimo di non avere un carattere dolce o sdolcinato come le altre persone, specialmente le persone qui vestite a modo di Saint Denis, che a te non piacciono, già lo sapevo a prescindere. Non mi sembra di avere un vestito da signorita di Saint Denis. Però ti posso dire una cosa? Da quando ti ho conosciuto ti stai un attimino imborghesendo. Ma che cosa stai dicendo, per favore?
In che senso mi sto imborghesendo? Fammi capire. Mi piaceva quando andavi in giro col sombrero. No, smettila con sto col sombrero. Col vestito lungo. Non me ne frega nada, finiscila. Se io te devo piacere, te devo piacere così come sei. Infatti mi piaci. E allora? Allora anche amico mi piacerebbe vederti ogni tanto con un pantalone differente. E invece ti miro sempre con la stessa roba. Io non ti dico nada di questa cosa. Ma... allora, dico se vuoi mi accetti così. Se no, vatti a trovare la signorita di Saint-Denis. L'ho fatta arrabbiare, io lo sapevo. Mannaggia. Madre di Dio. Puta madre. Signorita? Si è arrabbiata. Ramona. Mi amor? Amor de mi vida? Ramona Santiago! Ramona! Ma ecco qua, ti fermi? Cosa vuoi? Ma non andartene così, su! No, me ne vado così, perché la devi finire con sta storia, me resto come voglio. Cioè, ma stiamo scherzando? Io certo che dico che cosa ti devi mettere e cosa non ti devi mettere. E no, io non sono una bella persona se mi metto una gonnellina o mi metto la magliettina. Non me ne frega nada di queste cose. Se ti guardi queste cose, vai da qualche altra parte, perché io non sono così. Devo essere comoda, devo sentirmi me stessa. E non mi piace essere vestita come una bambolina, se non c'è una motivazione. Io non sono una bambolina. Ma mi sta bene così, hai ragione. Hai veramente ragione, scusami. Non dovevo dirtelo. Anche perché ci ho provato una volta, mi stavi ammazzando. Ma veramente? Ora mi devo vestire perché una volta ero in un modo, una volta ero in un'altra? Non me ne frega nada di queste cose. Se si vuole una persona, la si accetta così com'è. E io ti accetto sempre con quei pantaloni pelosi e sempre con quella barbona e sempre con quelle cose che ti metti addosso. Perché non ti piace? Ora... scusami un momento, allora se dobbiamo dirle todos, non ho capito perché vosotros dovete dire a nosotros come ci dobbiamo vestire e non chiedete mai a noi come state per qualcosa. Allora, anche il mio occhio vuole cambiare magari, no? Però non mi interessa nada, perché amico va bene così. Che senso cambiare? È sempre la minestra anche per nosotros, no? Che c'entra la minestra ora? Ma è modo di dire... Ciao Cicciuz, mi sta massacrando. Alla prossima, alla prossima. Fa mangiare sempre la stessa minestra. Allora, come te puoi stufare, dico di mangiare sempre la stessa minestra, me puoi stufare anch'io, non ti sembra? Beh, sì, ovvio. E allora, io però non sto dicendo nada, perché in realtà per me non è così. Queste sono cose che per me non si mirano minimamente. Non me ne frega di come te vesti, mi interessa di quello che c'è dentro un vestito, non quello che c'è sta fuori. Vabbè. E poi vediamo. Sì, dimmi. Ultima cosa, visto che disprezzi tanto quello che c'hai vicino solo perché mette un paio di pantaloni e mette una giacca che oltretutto mi sta anche molto bene. Ora, mira bene a quanti guardano la tua Ramona. Fidate. Ma in che senso? Ciao Brian, non scrivere in maiuscolo che ti blocca il bot. Ma a che ti riferisci? A chi ti riferisci, anzi? No? Sentiamo. Ramona? Dimmi. Salve, buongiorno. A chi ti riferisci? In che senso che a chi mi riferisco? Beh, me l'hai appena detto tu. Di guardarmi in giro chi ti guarda, no? Chi apprezza i tuoi vestiti, i tuoi modi, no? Dovrei stare attento a qualcuno? No. Dovrei matare qualche ombre? No, te sto solo dicendo che stai disprezzando quello che c'è davanti. Ma non sto disprezzando nulla. Invece di apprezzarlo, perché forse magari c'è qualcuno che lo apprezza. Ma io non sto disprezzando nulla. Assolutamente no, e lo sai benissimo. Allora finiscila non di lo dirmi sto facendo. Come me devo vestire, come quello il vestitino, il cosino e quell'altro. Ma non te lo ripeterò più. Grazie. De nada.
E poi se per te sono importanti queste... No, se per te sono importanti queste cose, veramente... Ma no, ma non è, ma non sono importanti queste cose, lo sai. E invece sì, no, per te cosa è importante, non è la prima volta che me lo dice, e una te la lascio passare, e due te la lascio passare, e la terza mi gira la verga, vale? Vale. Bueno. Non dovevamo andare a rubare una barca? No, ora non facciamo più nada, basta, cosa dobbiamo rubare? Una barca. E questo è per farti capire, come sempre va a finire, sempre così. 5 minuti in armonia e 2 ore di scornamento. Che puta madre che... Mamma mia, guarda. Perché sempre, guarda... mi fai girare la verga, te lo giuro. Ovviamente questa non si può prendere, però... Ci provo. Un cazzo. Oh, Brian, ma che fine hai fatto? Visto che eri su Grau... Il poliziotto, ovviamente. È tornato su Impero? Eh no, non si può prendere. Eh no. Al massimo potremmo andare verso... ma no, ma non ci sono, secondo me. Verso Rhodes a rubare le canoe. Ah, sceriffo. Oltre al fatto che ho anche buon gusto io nel vestirmi. Sì, lo hai, quello sì. No, questo non c'è bisogno che me lo dici, Tigo, lo so già dai mio. Ma che vuoi rubare, la nave? Sì, voglio rubare questa. Mettiamo la bandanita. Ah, bene. Ma veramente? L'ho messa la bandanita, vamolo. No, 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 levala, levala. Levala, levala. Non ti attaccano. Perché non ci torni più? Che è successo? Ma se non incazzato? Nada. Ho sentito che qualcuno si stava lamentando. Ma non dire vergate. Sì, l'ho sentito, l'ho sentito. Ma smettila, mo ti faccio vedere. L'ho sentito. No, ma io non entro su Impero, su GTA da un anno. È passato un anno, eh? Quando finì di fare gli eventi, poi non entrai più. Attento, attento, attento. Sì. Io l'ultimo evento che feci, facemmo l'evento per Gabbo, Berlino e gli altri in carcere, ti ricordi? E poi me ne andai. Lasciai il mio personaggio in galera. In galera perché già stava scontando 30 anni per aver ammazzato il comandante della polizia. Andiamo al cavallo, cioè andiamo a casita. Sì, andiamo. Ok, vado a prendere. Quindi lasciai il mio personaggio lì a scontare l'ergastolo. Hola, loro Hola, signor. Volete loro scapparono. Legname, signor. Loro scapparono e io mi rifiutai di scappare con loro e mi feci accompagnare in galera. Quindi il mio personaggio è ancora in galera. E rimarrà lì. Non possiamo prendere il treno? E andiamo. Come si fa a prendere il treno? Che ne so. Prendere qui? Arriva il treno, ti dico, sali sopra e ti porta dove devi andare. Arriva il treno. Sai gli orari per caso? No, chiede al signor. Hola, signor. Gentilmente, saprebbe gli orari del treno? No, verso sud-ovest. No, dopo. Dopo Armadillo. Sì, Tumbleweed. Ah no? Sentito, mio amor? Detto che non c'è il treno per quelle parti. Ma non c'è. Vabbè, sapessi quante cose abbiamo fatto noi, vabbè. Come mai non c'è? Ma no, ma che dici? Ma non è Cassandra. Cassandra è sempre in questo server e porta Cassandra. Però ovviamente non Cassandra di GTA, ma... con questo periodo sto... No, lei è Ramona. Mi gira la verga, a dire la verità. Adesso mi gira proprio la verga.
Perché? Perché non c'è il treno? No, dopo te lo spiego perché. Andiamo a casita? Perché proprio non si può dire una cosa del genere, però vabbè. Andiamo a casita? Sì, vamonos a casita, va che è meglio. Dove? Ah, puta madre, guarda. Tanta gente confonde la come si dice, la zuccheria con... No, tante volte... No, si diceva la cioccolata, però vabbè. E noi siamo stati lì fino a qualche mese fa. Il 10 riapre. Puoi già presentare il background. Il 10 marzo, quindi diciamo la settimana prossima, apriranno. Andiamo di qua, sì. Vale, vale. Che è successo? Nada. Matteo, ti sembra che io ho la voce strozzata tipo gallina? No. E cosa c'entra questo ora? No, perché mi faceva male un pochino la gola. No, non ce l'hai strozzata, almeno credo. Sto chiedendo, ti sembra che c'ho la voce tipo strozzata un poco da gallina? No, neanche da profumiera. Neanche da profumiera, vale? Esatto. Ma neanche strozzata tipo da gallina? Ma no, tu hai una bella voce. Ah, bueno, mi fa piacere saperlo. No, così, tanto per capire. Perché, non so, mi dà un pochino fastidio la gola. Cosa? No, nada, scusami, ho mirato una cosa strana, ma nada. Ma sto cercando di mirare qual è il volatile che fa questo rumore, ma non riesco a comprendere dove sia. E quale? Qual è il rumore? Non l'hai sentito? Quello che faceva quel verso molto forte? No? No. Ah, nada, allora l'ho sentito io. È un udito che... come si dice, molto sensibile. Ma non ne hai 10? Eh? Non ne hai 10? L'udito. Scusami. E io te sto anche ad ascoltare, questo è bello. E metto lì e ci penso pure, dico, cosa sta dicendo? Vale. Andiamo lì, pim pam pum pam. No, peccato. Tengo una mañana costante in una farena sperando verte pintato di azul. Beh, vedi anche qui adesso. Che cosa? Non c'è nessuno. Che ne sape, si saranno andati da qualche... Hola signorita, tutto bene? Ma come fanno a mettere quelle gonne tutte così pompose? Io non riuscirei ad andare a cavallo con tutta quella roba. Ma non hanno caldo. Ma veramente? A proposito, hai mai usato, hai mai indossato il busto? Quello rigido per le donne? Vale, non te lo ricordi? Ah, era proprio quello? Ma non fa male, scusami. Certamente, ti stringe lo stomaco, ti senti tutto schiacciato dentro. Vale, ti manca anche il respiro. Ma cosa serve? Per la schiena, non ho capito. Cosa servirebbe? Il corsetto? Sì. Ma il corsetto viene messo
diciamo che è una cosa, comunque è una cosa di bellezza, perché comunque una signorita col corsetto, diciamo che ha tutto un altro portamento, anche appunto rimane tutta con la schiena dritta, gli fa la vita più piccola, gli è gonfia da qualche altra parte, insomma è tutta una cosa così, no? E dove? Diciamo la parte, l'aspetto superiore. Ah sì? Sì, perché viene schiacciato sotto e diciamo che appunto viene tutto messo un pochino in evidenza, no? Ah, tu dici il seno, il petto. Vale. Ah sì, vero, vero. Diciamo che quando una signorita si vuole mettere un po' in mostra si mette così. Al massimo va in giro con le mutande. In che senso con le mutande? Ma ti ricordi che abbiamo incontrato parecchie signorine che vanno in giro con le mutande rosa? Ah sì, vabbè, quella signorita voleva, come se può dire, voleva fare qualcosa di diverso, dai. No, diciamo che comunque non è che una signorita sta male se si mette quella cosa lì, cioè sta anche bene, perché sta anche bene, però diciamo che per me sono cose da mettere in qualche occasione, ma non così. Io non posso andare in giro per la calle sempre con queste cose di fuori che vai. Beh, a cavallo. In intimità sì, ci sta. In che senso in intimità? Beh, in intimità, mia amore, in intimità è intimità, in altre cose, quando ci sono, sei di fronte a tuo marito, al massimo per, non lo so, ti metti un bel corsetto, anzi te lo levi. Ma? Che è successo? Vabbè, abbiamo appena finito di litigare prima, dobbiamo ricominciare un'altra volta? No, no, basta. No, tanto per capire, perché veramente, vale? Vale. Abbiamo finito prima, dobbiamo incominciare. Quanto siamo durati? 5 minuti? Mira, mira, mira nell'acqua, mira, mira, mira. Vai, fuego. Ma oggi Bob che aveva? Peggiora sempre più, Sul serio? Che cosa, veramente? Non so perché continua. Secondo me cosa sta divertendo, sai perché? Perché vede che ti dà rabbia, allora lui si diverte. Lo so. Ma anche io gli do corda, mi stuzzica il bastardo. Vale, perché lo sa che non è cattivo, Bob? Ma si vede, no, che si sta divertendo. E perché dico te la prendi e lui allora continua. Vale. Lo fa apposta. Vale. Non ci credo che comunque gli dai corde, non ci credo proprio. Ma è così. Per quanto ti conosco, sono istinti. Un pochino ti dà fastidio, non dire vergate, per favore. Sì. No, no, certo che mi dà fastidio, ovvio. Io lo mato. Punto e basta. E allora non dire che gli dai corda. Però alcune volte gli do corda. Sì, lo sa, perché alcune volte gli dai corda, sì, ma certe volte ti dà fastidio. No, certe volte, l'80% mi dà fastidio. Io l'ammazzo. E io dalla voce riesco a capire quando ti dà fastidio e quando gli stai dando corda. E tu ovviamente lo fai apposta standoti zitta e vedendo un attimino litigare, giusto? Come? Ma non è vero, gli ho detto di smetterla pure. Ma quando? Ma prima, quando eravamo davanti al salone, ho detto, ma dai, ora basta però. Cioè, non dopo tutta la serata, però. Ma perché penso che sei capace di rispondere, no? Te devo difendere da Bob? Sì. No, mio amore, no. A questo allora, punto, per no. Favore. No, anche perché veramente mi viene da ridere, penso che sei capace di rispondergli, no? Ah, vale. Certo. Allora. E poi allora. Anche divertente vedere la diatriba, no? Ma infatti, vedevo che tu stavi lì ferma a guardare. Eh sì, ma perché mi stava divertendo la cosa. Io quello intendo, intendo quello. È ovvio che se una cosa esagera poi intervengo, tu lo sai.
C'era anche Jack che lo pigliava in giro. Che cosa gli ha detto? Quando eravamo sopra il Cario, che continuava ad parlare, a dire una determinate cose, c'era appunto Jack che a un certo punto adesso ora lo matta. Ah, vedi, sì. Mira. Mira. Non puoi neanche immaginare come io sia contento a non vedere quell'agglomerato di tende, di carri, che era qui da queste parti, che era la casa di quei bastardi bifolchi e figli di una cagna in calore. I gitani? Sì, i gitani, zingari, nomadi, chiamali come vuoi. Non lo so, come si chiamavano, scusa, non vorrei sbagliarmi. Non erano i gitani? Sì, erano i gitani. Ah, allora si facevano chiamare gli zingari. Gli zingari e i gitani, come si chiamano? No, è un'altra cosa. Zingari è una cosa, gitani è un'altra cosa, gypsy è un'altra cosa. Calcola che è un'altra. Sì, calcola che, per esempio, in Inghilterra si chiamano i travelers. Ho capito. I travelers, loro sì. Come si chiamavano? Zingari. E zingari, vale. Allora, soprannominati zingari, vale? Sì. Figli di una cagna. Mira. Dai zitto tu. Mira. Non sto facendo nulla io. Ti ho detto di abbassarti. Io sono alto, è vero, scusami. Mi hanno visti. Secondo me ci hanno visti, sì. Quello è il capo branco. Ma perché si sono spaventati? Ma per forza, perché dico sei in piedi? Fammi capire. Ma sono immobile. Ma che cosa c'entra? Perché sei in piedi? Dovevi stare abbassato. Rimango abbassato, sono lì, vedi? Ma puta madre, ma ti devi sempre fare come vuoi, eh? Allora fai una cosa, senti, per favore. No. Peccato.
No, peccato. Madonna dei bisonti, non toccate i bisonti, altrimenti mamma Sita vi ammazza. E non scherzo, eh? Dicami. Non ti sento, mio amore. Mi senti? Adesso mi sì. Senti? E sei arrivata sì. Tantissimo vicina. Ho visto, ti guardavo, ecco perché mi sono tenuto a debita distanza. Grazie, Teshpar. Buonasera e benvenuto. Sei troppo belli. No, ma hai visto, ce n'era uno lì che si rotolava nella terra. Vale, erano in tre prima che si rotolavano appunto nella calle. No, sono bellissimi. Ma infatti eri così vicina che li potevi toccare, secondo me. Ci mancava poco, davvero? Mm-hmm. Ah, è vero, se domani avessimo l'appuntamento con il Panzone, mm-hmm, di parlare anche dei nostri bisonti, ricordati. Ricordi la questione, se fosse possibile, di parlare con il presidente di vietare la caccia a questi ultimi esemplari? No? Sì, se potrebbe. Prego. Però sai, prima vorrei mirare come si mette la situazione. Prima vorrei parlare dell'altro discorso e dopo parlare di questo. Sì, sì, ovviamente. Prego, mio amore. Mira. No, ma non so se hai visto. Diminuiscono ogni giorno che passa. Prima ne erano tantissimi. Vale. Mi piange il cuore. Ma ci sono mai stati bisonti dalle tue parti? In Messico, intendo. Vicino a Dumbleville? Sì. No, io non l'ho mai mirati. Oh, grazie mille. Sarebbe bello averli lì. Grazie mille. Anche a Tom. Però penso, eh, che faccia troppo caldo per loro. Ma no, parlavo di tanti anni fa, non lo so. Grazie ancora. Si sta andando verso casita. Non sei contenta? Male. Se vuoi torno indietro, eh? No, dai, andiamo a casita. Andiamo a Manzanita, no. Arrivi. Scherzo, su. Ovviamente, Teshpar, cerchiamo di fare il meglio, anche con poco. Cerchiamo innanzitutto di divertirci. Un la verga. Chissà perché ti diverti. Se ti non mi vedi, non mi senti, come si dice, così un pochino pungente, è come se non sei in pace con te stesso, vale? Ma non è così, lo sai benissimo. Che cosa? A me piace. Che stai dicendo la vergata, giusto? Hai detto? Stai dicendo una vergata, perché se continui sempre a stuzzicarmi, perché ti piace che io reagisco. No, tu dici, e può essere, nel mio subconscio forse è così, non me ne rendo conto. Dico, te lamenti che io sono così pungente, però continui a pungermi. Sarò una vespa invece di essere un piccione, che ti devo dire? No, però faccio un attimino caso a questa cosa. Però è vero. E dopo è sempre colpa mia, e io ho brutto carattere, ovvio, e io sono sempre arrabbiata, e questo e quell'altro. Però uno non si fa qualche pregunta ogni tanto e dice, aspetta un momento, magari è che magari so io che gli faccio girare un pochino la verga ogni tanto?
Mira, mira. Che cosa devo mirare di me? Il Messico. Mia amor, ce la faremo, non ti preoccupare. Ma fare che Mattia, cosa? Buonasera. Ti porterò in Messico. Ah, ho capito. Ce la farò. Non mi interessa, ci metterò anni, secoli, millenni, eoni. Lo so, lo so. Lo so, Mattia, lo so. E chi si scorda quel nome? Sì, lo so. Mi ricordo, mi ricordo. Come va? Mira, mira. Oh, mira, mira, casita. Questo è il sogno mio e di Ramona, più che altro. Più che altro di Ramona. E passavo qui con la gente, con qualcuno che non era mai entrato in Messico, sape che appunto non potevano entrare, no? E tutte le volte che passavo con qualcuno, io la prima tappa che facevo era sempre questa qui, gli facevo mirare appunto quello che si mirava da qui. E tutti quanti restavano senza fiato. Beh sì, anche perché il paesaggio ti leva il respiro. Esattamente. Troppo bello. Cioè riesci a vedere uno spettacolo del genere, poi ti avvicini a Saint-Denis e ti manca il respiro, non per la bellezza, ma per l'odore nauseabondo di quelle parti. No, devo dirti la verità, io dopo un po' che sono lì mi sento mancare il respiro, non ce la faccio. Cioè hai fatto caso che io dopo poco che sono lì mi devo spostare? È successo prima, ti sei alzata, te ne sei andata, io preoccupato sono venuto fuori a cercarti, no? Vale, ma infatti poi adesso ci ho pensato, non ho neanche salutato la signorita, mi spiace questa cosa, sono stata maleducata, glielo devo dire. La signora Concetta? Concettina? Ah, vale. Vabbè, mi scuserò. Però devo dirti la verità, mi manca l'aria, non ce la faccio, non ce la faccio. Sì, ma anche a me. Non sapevo cos'è. Perché poi... Sì? Mi prende una cosa allo stomaco, no? E mi viene quasi da vomitare. Fino a questo punto? Sì, vale. Ho bisogno di spazi, ho bisogno di mirare, ho bisogno di spazi ampi. Sì, perché diciamo... Cosa? Mi viene da vomitare. Ma in che senso? Non sto scherzando. Ah. Mi fa preoccupare, Aiuto, che non si mette anche il serpente. Non riesco a farti gli scherzi perché mi metto a ridere prima, non ce la puoi fare. Devo esercitarmi sul farti gli scherzi. Uè, Siti! Ah, eccolo. Ma tu Mattia non lo conosci? Ah no, Mattia non lo conosci. Buonasera, buonasera. Ciao Orso. Colpa tua come al solito. Colpa tua. Mattia, Siti è il capo dei Muwok, che è una tribù un pelle rossa. Tengo una mañana costante in un acquarela sperando per te pintato di azul. Tengo tori tu suerte in un caminito empinato. Tengo il mar del capo del mondo. Tu eres mi norte e mi sur.
Hoy voglio verte de nuevo. Voglio envolverme en tu ropa. Susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voglio verte de nuevo. Voglio allegrar tu tristeza. Ma ci sei? Sì, ti sto ascoltando, certo che ci sono. E che passa? Stavo ascoltando, mio amore. Ma come ti sono sembrati gli Shelby? Cioè, più che altro la questione, le domande che ci hanno fatto, sono sembrate persone dispettose? Penso dispettose. Perché dispettose? Rispettose. Scusami. Avevo no, compreso forse... dispettose. No, compreso. Rispettose, no. No, mi sono sembrate rispettose. Il signor, quando gli ho spiegato appunto... Allora, visto che l'ombra con la stellita continuava a rivedere una determinata cosa... Ora poi sono andata più nel dettaglio appunto del comportamento del signor e come appunto nosotros abbiamo interpretato l'atteggiamento, no? Sì. Ora ho visto il signor che infatti appunto ha ripetuto quello che era il mio pensiero, che anche il signor ha avuto una mancanza di rispetto. Mm-hmm. Vero. Questo mi fa capire il modo di pensare, no? Però non posso capire che uomini di legge o dell'esercito o del governo possa credere a un omuncolo del genere dicendogli che noi l'abbiamo circondato con delle armi e questo, quello e quell'altro. Su, per piacere. No, ora, questa cosa è molto importante perché adesso io non posso sapere, è il Signor... come si dice, il signor Moicano, appunto, che tipo di rapporto può avere con, come si chiama, con il presidente? Magari si conoscono da molto tempo, magari diciamo c'è un rapporto di fiducia tra questa, con questa persona, comprendi? Ora, la cosa che è ovvio, però, che il signor è andato e ha un pochino esagerato, perché evidentemente diciamo che se l'è presa un pochino per quello che è capitato. Perché? Perché comunque io poi ho alzato la voce, la verità, ma io non ho nessun problema a dirla questa cosa. Beh, no, ma hai fatto benissimo. Ma secondo me si aspettavano un'altra signora, non sapevano di avere di fronte a loro Ramona Santiago, capisci? Appunto, forse non sapeva di avere di fronte Ramona Santiago. Ramona Santiago te lo chiede una volta, te lo chiede due volte, te lo chiede tre volte, gentilmente. La quarta volta gli gira la verga e incomincia a dirti tutto quello che gli è passato per la cabeza. Vale. Vale. E te lo sai. Ah sì? Bah. Vale. Veramente? No. Certo che lo so. Sei mia moglie. No. Oltre a essere mia moglie, sei la mia compagna di vita. Ricordatelo bene, stampatelo in fronte. Stampatelo in fronte, dico che ancora non è così. Ma in che senso? Non sei la compagna della mia vita? Quando farai le promesse che mi hai promesso? E visto che non le hai mantenute, non sei capace di mantenere le promesse. Ma io ti do una papagna. Sembra proprio... Com'è che si chiamano quei cosi della lingua? No. Eh? Che cosa? Com'è che si chiamano quei cosi della lingua? Quei cosi della lingua, in che senso? E quando ci sono delle parole che continuano a ripetersi, che si chiama quella cosa della lingua? Quella cosa della lingua? Sì, che se scioglie la lingua, com'è che si chiama? Ah, scioglie lingua, ah sì, scioglie lingua, scioglie lingua. Vale, si chiamano così, scusami, non mi ricordavo. Ma mio amore, dobbiamo rimanere a cavallo. Ah, c'hai ragione. Però stavo comodo. Che tipa, che tipa.
Eccomi qua. Di Donna Papagna. Che ricordi di Donna Papagna, mamma mia. Chissà se magari... che cosa? Niente, siamo qui a casita. Da soli con ovviamente gli uomini di legge che sono sempre qui. Ci vanno compagni. È vero? Vale. Mi conviene cosa? Oh, che state organizzando? Ah. Che passa? Nada, nada. Ma nada, ma non ti passa mai nada dentro la cabeza, è possibile? Ma che cosa c'è? Un attimo, stavo parlando. Prima, scusami, non stavo parlando con te. Ma ho capito, ma so io che hablo. Tico sembra che c'è il vuoto dentro quella cabeza, fammi capire. Ma, allora, due secondi fa ti ho detto di essere la mia compagna di vita e mia moglie. Subito dopo è ribadito, i scioglilingua, non mi ricordo. Siamo scesi da cavallo. Ci sei rimasto. Siamo scesi da cavallo, ci siamo seduti e adesso stiamo parlando. E mi dici di non parlare mai, ma come? No, dai, non abli, so io che hablo. Ma come? Ma che stai dicendo? No, dico non abli, non stai dicendo nada. Perché? Perché sembra che sei appunto, come si dice, come che dite? No, non dire, quando, persone quando... pensieri, non è così. No, quando, come dite quando mi mettete dentro la vostra cabeza? No, No, quando, aspetta, quando, com'è che dite? Una volta chi è che dite chi? Io? No, gli ombre di solito dicono. Ah, aspetta, com'è che dicono? Sì, ti aiuto. Persone pensieri, cos'è? Ah, sì, sono persone pensieri, cos'è che dicono? Quelli là, no, la cosa lì. No, non so i persone pensieri. No, no. Mi ricordo, boh. No, come se... non mi viene ora. Come quando... cioè, che voi, vosotros, ogni tanto siete dentro la vostra scatola. Vuota. La scatola vuota, in che senso? Non sapevo di essere una scatola vuota pure. Ma credevo di avere la cabeza vuota, ma non di essere una scatola vuota. Ramona, dimmi. Non niente. Ma no, è una cosa che mi hai paragonato a una scatola vuota. No, è un esempio. Hola. Che ma no, è un esempio che mi ha fatto Bob. Adesso però non me lo ricordo. Ah, Bob, a posto. Ah, abbiamo capito. Chi è? Chi è? Ho avuto madre. Signor? Salve. Salve. Tutto bene? Sì. Ma chi è? Non mi riconoscete neanche. Ah, Anthony. Ah, il signor Anthony. Come gira? Scusate la mia assenza. Che senso? In questi giorni, ma... Che senso come gira? A 360 gradi. Bene, grazie. E voi? Parlo forse meglio con sua moglie. Perché mi sa che tra me e voi non gira buon sangue. Tutto bien? Sto antipatico. No, mi avete detto come gira. In che senso come gira? A 360 gradi, come gira? A che cosa sta girando? Non lo so, mi ha detto così. Ah, pure. Perché? Che vi è successo? Casini, sono dovuto andare verso il Messico. Dove? Per il Messico proprio. Bene. Per risolvere sempre situazioni con mio fratello, sua moglie, suo figlio. Eccomi qua. Scusate magari l'assenza. Comunque ho riflettuto, Ramona, giusto? Abbiamo parlato molto e... Sì, ho 24 anni, certe volte mi sono ritrovato a fare il leader, ma ho molto da imparare. E forse è meglio seguire i leader più forti e con più esperienza. Quindi sono dei vostri al 100%. Aia. La mia pistola è dalla vostra parte, dalla parte del manico ovviamente.
e anche il mio cuore, la mia fedeltà, tutto quanto. Però vedi, c'è una cosa. Mamacita, appunto, qualche notte fa ti aveva detto che aspettava appunto la tua parola, su una risposta, appunto, a una cosa che era molto importante per nosotros. Ma non solo per nosotros, perché appunto io devo pensare non solo a me o a Piccione, ma anche a tutta la gente che c'è sta qui, perché tutte le volte che una persona si avvicina, tutte le volte che qualcuno, come si dice, cerca di unirsi ad un gruppo, è un po' come se si spezza un equilibrio, no? E si crea il caos. Non so se mi comprendi. Non del tutto, è successo qualcosa, ho fatto. È successo che dico, non ti ho mirato la noce che dovevamo parlare e ci sarebbero stati anche tutti gli altri. Erano qui, ti aspettavamo, ti abbiamo aspettato quasi tutta la noce. Cazzo. E questo per te è rispetto? Per Questo qui è niente. interesse? Per quanto mi riguarda, questo non è interesse, questo non è rispetto, questo non è rispetto del prossimo. Non ci si comporta così con la gente, mi dispiace. Ora, io non so, dico come sei abituato, io so come sono abituata io, sono sempre una persona molto rispettosa. Dico sempre quello che penso, nel bene e nel male. Puedo stare simpatica, puedo stare antipatica, questo non me ne frega nada del nada, però sono così. Quando invito, dico qualcosa a qualcuno, lo dico col corazon, dall'altra parte però deve essere percepita la cosa. E questo non è un atteggiamento che a me mi è piaciuto. Ora, piccione, ti devi dire qualcosa? Beh, no, ti sto ascoltando, mamacita. Mi trovi d'accordo in tutto quello che hai detto. Assolutamente Adesso ciò che avete fatto è una cosa indicibile. ti sembra giusto lasciare 5, 6 persone a chi ad aspettarti? No. Capisco se la vostra risposta è un no. Salirò sul mio cavallo e andrò via. Ascolta, per quanto mi riguarda, avevi avuto la No, è possibilità, uno status quello. Qua appunto, esiste lo status. la prima volta ti è stato detto, caiate, aspetta un momento, parliamo, sei ritornato, poi sei sparito ancora per la calle, poi ora sei ritornato, ti avevo chiesto un appuntamento, sei sparito e ora sei ritornato, perdonami, mi dispiace. Non te la prenderà male, ma por mi gua ora e no. Poi, ovviamente, non sei solo io a decidere, c'è anche Piccione. E anche per me no. Va bene. Scusate il disturbo. No, non c'è nessun disturbo. Non vi vergognate per questo. State tranquillo. Non è successo nulla. Amici come prima. Dovete capire una cosa, che nella vita purtroppo quando si prende un impegno, cioè non purtroppo, quando si prende un impegno lo si mantiene fino alla fine, specialmente a gente come noi, gente avviata, gente che ha percorso la prateria e le strade di questa prateria da tanti ma tanti anni.
Quindi diciamo è come se vi avessimo messo alla prova. Ed infatti quella prova non l'avete superata. L'altro giorno mentre si stava parlando, appunto, abbiamo parlato tanto, mucho, e ti ho detto appunto, pensaci, cerca di capire che cosa vuoi fare della tua vita, no? E ti ho detto, ci miriamo stanotte, voglio una risposta, e stanotte voglio una risposta, perché c'è dell'altra gente che deve sapere, dell'altra gente che sta chiedendo, ma che cosa si farà, cosa non si farà? Tigo non puoi pensare che tutta la gente resta in sospeso, perché? Perché Tigo non ti fai mirare. No, non funziona così. Non c'è niente che posso fare per farvi cambiare idea. Per quanto mi riguarda, in questo momento, conmigo, no. Poi non lo sape, piccione, che cosa vuole fare. Lui ha la sua cabeza, ha i suoi pensieri. Io vi ho detto il mio pensiero. Potevate giocarvi questa carta diversamente. Avete sprecato la vostra possibilità. Mi dispiace dirlo, ma è così. Addio. Beh, noi amiamo dire sempre qui da queste parti, e mamma Sita lo può anche ripetere insieme a me, dobbiamo dire hasta luego. Vai con Dios. Beh, lo sai ora come mi sento, vero? Tu sai benissimo come mi sento anch'io. Mi sento uno straccio, mi sento una persona... Non so come dirti, però dovevamo farlo. No, è giusto così, è giusto quello che abbiamo fatto. Però mi sento male, devo dirti la verità. Lo so anche a me. È la prima volta che mamma Sita allontana una persona. Ma chi ti blocca il messaggio? Dipende da cosa è scritto. Lo so che gli possa servire da lezione. Siamo stati ad aspettarlo, siamo stati a chi? Quanto tempo l'abbiamo aspettato? 3 lune, 4 lune. No, oltretutto quella notte l'abbiamo aspettato molto, veramente molto. Continuavo a chiedere. Si è spostata la panca, hai sentito il rumore? No. No? Spostata la panca? Ho mirato la panca che si spostava, ha fatto tutto un rumore strano. Tipo come mi sembrava che c'era appunto il perro... che vicino gli dava la botta. Ora, cioè, amico, mi dispiace veramente, non mi piace, è la prima volta che devo allontanare una persona, mi spiace, però non ci si comporta così, no, non si comporta così. Questo è già non avere rispetto degli altri, formico. L'unica paura che
è rimasto veramente solo. Quello mi dispiace. Lo so, infatti il mio pensiero è solo quello, che sia rimasto veramente solo. E questo non mi piace, perché se è rimasto da solo... No, sono rimasto da solo. Ti giuro, mi dispiace. Lo sai. Ma appunto, ma anche a me come dispiace. Però è giusto questo... Allora, ora questo trattamento è giusto, non è sbagliato. No, perché adesso... se noi avessimo lasciato perdere questo tipo di trattamento... Oh, che banni, su! Continuerebbe a fare così. E ti ascolta. Che una persona che fa così? Beh, no, assolutamente no. Ne abbiamo anche parlato. Non si può. Come faccio a fidarmi di una persona che mi deve venire a dare una risposta molto importante, perché anche per il suo futuro, e il futuro sia suo, anche nostro, non si mira, non si sa nada. Siamo qui, lo aspettiamo. E non si mira, no, non va bene questa cosa. Questo non è un comportamento. Se mi dici che ci sei, che vieni ad hablarmi, tu devi venire ad hablarmi. Funziona così, perché io con lui farei così. Io ora ho paura. Di che cosa? Beh, per lui. Essendo rimasto da solo, è come se fosse un animale ferito che... Ma lo so, perché è un animale ferito. Ora, adesso, allora, perché non l'hai parlato prima così? Ora, adesso, che cosa ti metti a fare? Nada de nada, ovviamente. E allora, adesso non incominciare a fare il prete, ora, perché adesso mi sembri un prete, mi sembri. Ah, a me è un prete! E allora non mi far girare le scatole, per favore. No, aspetta un attimo, scusami. Se dovevi parlare così, lo facevi prima, non ora. Dopo che se n'è andato, già mi sento io una merda. Sì? Allora siamo in due. Ecco, vale. Allora finiscila di parlare così. Però quello che abbiamo fatto è giusto. Perché ha sbagliato. Ed è una questione di rispetto. Deve capirlo. Lo so che deve capirlo. E già questo è il primo insegnamento. Ecco, deve sbattere la testa, così almeno impara, quel bastardo bifolco. Esatto, ci deve sbattere la testa. Ora, io non ho detto adios, hai detto hasta luego. A casita mia hasta luego significa un'altra cosa. Adios significa un'altra cosa. Se non è stupido, e non penso che sia un hombre stupido. Ora. Amico, mi dispiace, quello sicuro. Ma puta madre, io gli aprirei quella cavessa e guarderei che cavolo c'ha dentro. Niente, ovviamente, una cavessa vuota. Ma c'è trovo qualcosa? Ma no, di sicuro niente, nada de nada. E adesso ci sta, no? Nada de nada. Ecco. Che passa, dimmi. Dai, no. Ora dimmi che cosa ti passa per la cabeza. No, di quel ragazzo che ha un temperamento assurdo. È convinto di se stesso e non ascolta. No, non ascolta. Ora, se c'è una cosa che davvero, amico, mi fa imbestialire, è la mancanza di rispetto. Dico, lo sai, no? Mi conosci bene? Bene. Io non sono mai una persona che attacca per prima, mai. Tutte le volte che io ho alzato la voce, tutte le volte che io mi comporto in un certo modo, è quando qualcuno mi manca di rispetto, è quando qualcuno mi ferisce, quando qualcuno mi fa qualcosa, perché io mi devo difendere, questo è sicuro. Io non sono una che attacca, sono una che però si difende.
è formico, il suo atteggiamento è la mancanza di rispetto. Vero. Che non si può permettere. Lui, ora, non si può permettere di avere un atteggiamento così. Se non lo comprende, non sa che cosa farci. Ora sì, mamacita può essere la persona ora più cattiva e più brutta del mondo, quello è sicuro, ma va bene. Prima o poi penso che lo capirà. Forse non sa che, appunto, perché so io, perché mamacita o perché piccione, ma se aveva a che fare con altra gente, magari più pericolosa. Ma cosa pensi che cosa? Che te ne arrivi così, te metti a fare quattro parole, tranquillo, come nada? No. Mi avrebbero tagliato la testa per poi metterla su di una picca. Ma vale, la gente ti aveva preso, ti aveva fatto saltare la cabeza. Perché appunto, il rispetto è una cosa molto importante. Oh, grazie mille, grazie, grazie mille. Sì, ovviamente il Gigi va a tutte e due. E anche alla gente che ruola con noi. Grazie mille, grazie per i complimenti, grazie. Per nada de nada, perché lo facciamo volentieri. Grazie ancora. Oh, vedremo che cosa succederà. Sì, lo vedremo in questi giorni. Grazie mille, grazie. Buonanotte. Ci vediamo domani, eh? Stamattina. Ma sto affilando questo coltello, non lo so, sono ore che lo affilo. Ah sì, infatti, fra un poco è diventato uno scadente. L'hai visto com'è piccolo? È piccolino. È diventato piccolissimo? Beh sì, l'ho consumato, ecco perché. Ma però mi potevi portare a fare un giro al fiume, al lago, al coso lì, alla laguna? Sì, non ho capito, ti devo portare al fiume, alla laguna, dove? Scusami. Ma tutti nudi? No. Ecco, quindi. Allora siccome uno non si fa il bagno non mi porti a fare un giro lì? E ci vado da sola? No, andiamo a fare un bel giro. Cioè, pensi che ho bisogno del tico io per andarmi a fare un giro a Cabaio? Ti amo anch'io, sì. È la mia terra questa. Chiamo fuego. Fuego? Mamacita. Mamacita. Dime. C'è una signora lì per terra. Gli è successo qualcosa? Come una signora per terra? È lì. Qui. Ho avuto a mandare. Ho capito, ma se il cavallo mi dà un calcio. Ah, hola signorita, buenos días. Signorita, mi sa che sei imborracciata questa noche. Mi dica la verità, cosa ha fatto, cosa ha combinato, signorita? Ma tutto bene? Tutto bene, signorita? Sto mirando che ha la faccia un pochino sconvolta, signorita. Beh, disperata secondo me. Mi sa un pochino disperata. Signorita, le conviene andare a casita però, eh? Allora si arrangi, signorita, se si deve arrabbiare. Puta madre, ma arrangiate. Perché che ti ha detto? Ma è una maleducata. Non lo so, non ha parlato in americano, però ho capito dal tono che mi stava insultando. Adesso lo dico in RP. No. Ma te rendi conto? Vai lì perché devi essere sta bene? Ti preoccupi? Ma forse è dispiaciuta. Vero. Ma dispiaciuta di che cosa? È del signor Anthony. Non lo so. Forse ci ha ascoltato. Glielo potevi chiedere, no? Mio amore, lo posso sparare quello che fluttua? No, perché dopo non ce l'ha più il cavallo. Oh, caspita. Non è colpa sua, mangia i miei fagioli. Ora
Guarda che abbiamo aperto il RP, tocca a te adesso. Aura, ascoltami prete. Aura, adesso ti chiamerò prete. No, guarda no. Allora finiscila, eh. Che cosa stai facendo? Fammi capire. Mi hai fatto arrabbiare. Proprio così, no. Allora, dove vogliamo andare? Laguna o... Laguna? Vale, sì, andiamo un pochino alla laguna. Dai. Andiamo a pescare? No, non c'ho voglia, ma neanche ora mettermi a pescare, figurati. Cioè, sì, così poi devo andare a riposare, che sono tutta nervosa perché non sono riuscita a prendere neanche un pesce. Ma figurati. Yeah. Mannaggia buchina. Oh, senti. Hai visto la scena? Ti è piaciuta? Povero Kibanni. Ma noi lo stiamo facendo per lui. Ci dispiace, lo so, ma lo stiamo facendo per lui. Adesso gli abbiamo aperto il RV. E vediamo. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida apagándola después. Ay, qué noche tanto oscura. Si tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Mira i pesci. Ma che sono uguali a quelli? Ah, no, c'erano i pesciolini. Mira quante bollicine. Ah, sì. Allora vuoi pescare? No. Diciamo che sono 10 mesi che mi scrivi. Ma no, non puoi. Prego. Allora nada. Controlla, ci sono i granchi bastardi. Ma controlla che cosa? Se ci sono quei bastardi di granchi. I bastardi dei granchi? Non ti ricordi quelli che ti volevano morsicare il culito? Ah, quelli che mi guardavano il culito, vale, sì. Mira quanti pesciolini che ci sono. Lo so, hai ragione, Bunny. Adesso vedremo. Adesso divertiti. E vedremo l'evolversi. Adesso tocca a te. Facci cambiare idea. Ma più che altro è stata una delusione nostra. Cioè, ci hai fatto aspettare. Bravo. Ti hai fatto aspettare, ma ti rendi conto? E non va bene questa storia. Lo so. Oh. Che passa? Beh no, guardavo come al solito il cielo. Diciamo che da questa parte riesci a vederlo tutto. Sai che ora c'hai, come si dice, ho la pista che ci vedo veramente veramente bene ora. Hai la pista? Cos'è che hai? La vista. Ovvero? E i miei occhi, non sape perché, ma stanno mirando meglio. Adesso, in questo istante? No, è tutta la notte. Beh, meno male. Lo so. Vorrei tanto avere i tuoi occhi. Li posso strappare? Vale, così non mi rubo più nada. Dammeli, li voglio. Ma perché? Diciamo una cosa.
Uno a me e uno a te. Come una a me e una a te? Sì, a me manca un occhio. Poi rimani tu, Orbo. Anzi, Orba. E per quale motivazione devo fare così? Un po' la volta. Mi ami? Che cosa c'entra? Adesso va bene tutto, però ti devo dare che cosa? Ti devo dare l'occhio? Ne hai facciamo... due. Vabbè, ma me li tengo. Ora, facciamo così. Io ne ho solo uno. Ma non è colpa mia, però. Adesso ci devo rimettere io l'occhio? Perché Tigo ne è uno solo? Quanti ne ho io? Uno solo. Quanti ne ho io? C'è nessuno, c'è solo fuoco. Sei sicuro? E se c'è il granchio che ci sta ascoltando? Ecco, controlla. Controlla, Tigo, perché mi devo mettere a controllare... Fammi capire. Dove stai andando? Perché ti tiri via a todos? Quanti occhi ho? Odino! Ah, ecco, meno male. Ma io lo so, beh. E che c'entra questa cosa? Ciao, Odino. Beh, no, parlavamo. Ho capito, ma io lo so, beh, che Tigo hai dos occhi. Per chi non la sapesse, eh? Beh, meno male, perché alcune volte ce ne dimentichiamo. Ma io non me lo dimentico mica sta cosa, però Tigo dice sempre che hai un occhio solo. Ma cos'è, vuoi fare una polemica? No, nessuna polemica. Per l'occhio, ora vuoi fare la polemica? Ma come, lo sei sempre stato, credo. No, nessuna polemica. Ecco qua, torniamo in noi. E adesso ne ho uno. E sono il vecchio bastardo piccione vecchiaccio. Ma Tigo, dimmi una cosa, ma in questo momento cos'è, uno stoppiamento di personalità? È sempre stato così. No, ma in questo momento mi sembra che mi sta ricapitando. Ora incominciavi a chiedermi quanti occhi ho, quanti occhi non ho. Ora, prima mi dici di non dire che c'hai due occhi. Ma lo sai benissimo che la parte oscura di me non la conosce nessuno. L'unica che conosce la vera storia sei proprio tu. Mi sbaglio? No. Ah, ecco. Però che cosa c'entra ora? Mi fai capire sta cosa? Non era vero. Eravamo venuti a chi per rilassarsi, per stare tranquilli, e ora incominci con l'occhio sì, l'occhio no. No, ma lo stiamo facendo. Aspetta un attimo. Geronimo! Sangue dal culo. Oh, il sangue dal culo. Ma che ricordi con Abigail. Sangue dal culo. Che il piccione non è quello che tutti conoscono. Finge di essere il piccione, quello lì vecchio. Ecco qua. Che cosa? Guarda come corre. Mira. La miro. Vorrebbe raggiungere il Messico, secondo me affoga pure lui. No, mira che arrivano in Messico loro. No, è impossibile. Però ci mettiamo a nuotare anche noi. Nosotros non possiamo. Guarda, si sono fermati. Mira. Perché si è fermati? No, io non lo... Cioè, io lo sto mirando, eh? Uno si è fermato, questo qui che di fronte a noi si è fermato. Adelante? Gli altri due... Sì, adelante. Gli altri due a derecha si stanno muovendo. No? Quello in fondo si è fermato... Ah no, si sta muovendo di nuovo. Però non può andare più in là, vedi? Ah, vale. Diciamo che nuota, però è fermo. O me sbaglio? No, quello in fondo
No, adesso è fermo, sì. A quello di Recia ora è fermo. Sì, anche. Ti sparo? No, perché? Ok. E che cosa ti ha fatto? È là, tanto non lo puoi neanche prendere. Figura. No. Sì, e quella è la collisione che ha messo Rockstar, così gli devo dire. Arriveranno i ponti, arriveranno. Io, almeno uno di sicuro. Arriveranno, non vi voglio spoilerare nulla. Ma se facessimo costruire questo ponte, no? Sarebbe da parte a parte, ovviamente, da queste parti, fino ad arrivare lì. Proprio lì. L'unico problema è che, essendo molto lungo, con i carri non si può andare. Oppure ne dobbiamo far costruire un altro proprio dove eravamo ieri sera. Ti ricordi le cascate? Vale. Sopra lì. Lì forse si può passare con il carro. Bisogna vedere. Diciamo che sei solamente l'unica soluzione? Sì, altrimenti nada de nada. Come nada de nada? Perché ti spiego, questi ponti sono... No, io non posso sentire nada de nada. In che senso? Perché non esiste per me con nada de nada. E allora no, ci no, penso no, io. Non esiste nada, no, no. Ti spiego, esiste. No, fammi finire. Non esiste nada. Ma fammi finire. Voglio andare al mio paraíso, voglio andare a casita di Messi, dai. Prendi la cartina dalla bisaccia, per piacere. Puttana madre, devo sempre fare qualcosa, una volta che non sto facendo nada. No, più che altro dove ti piacerebbe andare, Escalera, Ciuparosa, il Presidio, no, Torquemada, il Matadero. Chi è? Papolino, buonasera. Ciuparosa? Ciuparosa, però è una distesa arida. E allora, secondo te, qual è? Oh, tesoro azul. Che? Non ho capito. Tesoro azul. E dov'è? Dove sarebbe? Ah, tesoro azul. Vicino a Plata Grande? Vicino a Plata Grande, vale. No, mio amore, allora, te lo rispiego. Le cittadine che si potrebbero popolare sono Escalera, Ciuparosa, poi El Matadero, Torquemada, El Presidio. Capito? Allora, poi ci pensiamo, no? Valutiamo, ci pensiamo. Ora te lo devo dire? No, ora no. Anche perché abbiamo contatti lì verso... Aspetta un attimo. Il Matadero. Sulle colline del Matadero c'è un piccolo forte dove ci potremo riparare e passare lì un periodo. Nel frattempo lavorare. E poi sconfinare da queste parti. Dipende dai contatti, i contatti che hai anche te. Li hai contattati contatti, ultimamente? I contatti che ho io. Sì, lo so. Vale. Si può pensare di fare così. Ma ti sei innamorata della cartina? Io sì, mi sono innamorata. Stai guardando infatti tutti i posti. Ma guarda che c'è un'altra vista, molto più bella. Per quello sarei io. Sei sicuro di sta cosa? No. No? Sì, sicuro. Ah, ecco. Basta esserlo. No, sul serio, dovresti
Ma perché io sono circondata da gente così convinta? Fammi capire. Ma che senso? Siamo solo io e te. Anzi, mi metto accanto. No, ma io mi sto rendendo conto di questa cosa, nel senso che mi rendo conto che tutta la gente che mi circonda è tutta molto convinta di quello che dice, cioè di sentirsi chissà che cosa. Ora, oh, ma cos'è sta roba qua? Ma 49 come me. Ma perché continui a mandare via le mosche? Perché mi stanno pinzando, come si dice in Scozia. Mi beccano, mi pungono, mi danno fastidio. Io odio gli insetti. Ho capito, perché sei sudato forse? Sì. No, sono bagnato perché prima mi sono fatto il bagno. Ho capito. Dai, vamonos verso casita così andiamo a riposare. No, adesso voglio rimanere qua. A fare che? Dormiamo qui? No, andiamo a casita. Non mi sembra il caso. Potremmo andare a dormire alla nostra carissima casita casita. Quale casita casita? Ah, la mia casita. Eh sì, la nostra casita. La mia casita. Sì, la tua di proprietà, però ci abitavamo insieme nell'ultimo periodo. Quando ci siamo sposati, sì, dopo il matrimonio. Non ci siamo sposati, non abbiamo fatto nessun matrimonio. Ma come? Ma no, che non dici? L'abbiamo fatto. A te ora devi finire questa storia, eh? Prego. E smettila di dire questa storia, perché non è vera questa storia. E questo significa che comunque non rispetti quello che ti ho chiesto. Pensa che cosa grave che stai facendo. Ora fa finta di nada, non habla più, fa finta di essere impegnato con la cartina, impegnato con pensieri mistici. No, ecco, vedi? Che cosa? Le mosche. Che cosa le mosche? Fammi capire. Mi pinzano. E ti sta bene? Secondo me quelli sono i tafani dei cavalli. Che succhiano il sangue. La 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 la
Ramon a Santiago in Messico. Guarda com'è già cambiato. Sì, perché non va bene. Me ne vado. Eri tutta una zuccheria. Ora sei arrivato a chiesa e è tornato come prima. Ma che dici? Vedi che ho ragione io. Tutto ma perché? Se... Perché avevi paura che incominciava a girarmi la verga se andavamo su qualche discorso? Ma no, non ho capito. Guarda che no. Lo sono anche adesso, eh. Che cosa sei, una zuccheria ora? Sì. No, dico sei una zuccheria solo verso te stesso, punto. Ma non è vero. È vero. Non è così. È vero. No, mammacita, non è così. Smettila, che io non sono la tua mammacita. Però sai, alcune volte sì. No. Ok, mio amor, non è così. Amor de mi vida. Vale, io non so, mammacita sei per gli altri, per te non sei mammacita. E non ti chiamerò più mammacita, va bene. Ramona Santiago. Ma cosa c'entra questa cosa? E come ti devo chiamare davanti agli altri? Ma scusami, io riesco a comprendere gli altri che mi chiamano mammacita, c'è un perché mi chiamano mammacita, ma Tigo non c'è un perché chiamarmi mammacita, non sei mammacita, Tigo, o sbaglio? Beh, no, anche perché non avresti l'età per essere mia madre. Appunto, e ora? La trovo assurda questa cosa. Sei molto più giovane di me. Hai 32 anni. Vale. E che cosa significa? No, niente, che io sono un vecchio bacucco di 49 anni e già sono un piede nella fossa. Vale. Ah, vale. Hai confermato, grazie. Ti amo anch'io. Dai, ma stai scherzando?
Cioè, io che sono iniziata la Santa Muerte, cos'è? Mi devo mettere ad avere paura di questa cosa? Lo sai che noi ci scherziamo sopra, no? A proposito, sono giorni che non preghi, almeno quando ci sono io. Ah, appunto. Ora ti devo chiedere una cortesia, però. Evita di andare a lì, fammi questa cortesia. Dove? Dove ho, appunto, il posto dove io mi metto a pregare. Fammi questa cortesia, te lo chiedo. Si vede da qui. La finisci, per favore. L'amore non ha età. Sì, lo so, lo so. È quello che ho detto io. Andiamo a matare le caprette. Mi mancano, però. E perché dobbiamo andare a matare le caprette? Cosa hanno fatto? No, non mi hanno fatto nulla, sì. Dai. Nada de nada. No, però quando mi servirà di fare magari qualche rito o qualcosa che mi serve la gallina, sape dove andarla a prendere. Sì, le galline, le capre. E però non è vero quello che hai detto, perché anche oggi sei andata a fare appunto il dono alla Santa Morte. No, ma ti chiedevo. Ecco perché. Ah, è vero, quale porte sono chiuse? Meno per te, per me no. Oh puta madre. Che cosa? E perché per me cose chiuse? Perché io le sfondo. Non lo fare, per favore. No! Comunque, come ti stai trovando? Ti sto trovando bene. Ma? La 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 la. Dimmi. Sì? Dimmi. Che è successo? Nada. Ma ti piace comportarti? Ti piace comportarti così? Ma era aperta la porta. No, è chiusa la porta. Io la vedo aperta. Ah, ok, è chiusa la porta. Vieni, vieni. Dai, ora vamonos a dormire, per favore. Un attimo. Ho preso la coperta. Bueno. Metto qui per terra? No, lì c'è il sole, però. Non mi sembra il caso di andare a dormire sotto il sole. Ma come? Ti è sempre piaciuto? No, di solito ci mettevamo di notte. Ecco qua. Mi stendi prima te? O mi stendo io? Che cosa? Ti stendi prima te? O mi stendo io? No, lo sapevi che io ho tutto particolare. perciò ridevo. Se prima io. Allora, io ci provo, eh? No, stai fermo, dico. Scusa un attimo, fallo dopo nemmeno, no? Va bene. Sì, perché per le donne le animazioni sono diverse. Un po' la volta. Ma! No. Mi giro. Te l'ho girato. Guarda. Cioè, Ramone ha fatto comprare lo script da Tusca perché aveva i buchi alle tette. E dà pienamente ragione. Canch. Cioè, l'F6 che è questo. E il canch che è questo. Glielo feci rimettere, cioè, raga. Giustamente ce l'hanno messo. Ci ascoltano. No, l'F6 è bellissimo. L'F6 è bellissimo. È spettacolare. Oh, puta madre. Con le animazioni, guarda. Oh, puta madre. Niente, queste dita ogni tanto me le devo tagliare io. capita anche a me. No, quello è bellissimo, cioè con le animazioni. Allora, aspetta un attimo, perché ti faccio mi giro. Dai, per favore, smettila però. Vedi?
La 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 la. Puta madre, ma dov'è? In che senso? Devi fare un'azione. E lo so, beh. No, no. Ma è a lei che dà fastidio, giustamente. Eccola qui. Ora, così. Aspetta un attimo, che ci vuole molto tempo. Lascia stare, e in poi... altri server ci venivano a aspettare. Lascia stare. Meglio che non parlo, questa non comincia. Sì. Adesso tocca a me. Sì, lascia stare. Perciò ti dicevo il granchio. Il granchio erano gli staffer che si mettevano il PG, il pad. Ma perché mi devi mettere i piedi in faccia? Ma non è vero, guarda, le sto stendendo. Ah, finalmente. Tirate su immediatamente che c'ho i piedi in faccia. Come? Vale. Ecco, vedi? Ah, va bene così? Ah, almeno così non hai piedi in faccia, scusami. Beh, molto meglio. Mm-hmm. Buenas noches. Buenas noches, mi amor. Hasta mañana. Mm. Ci vediamo più tardi. Va bene. Ever dead, it's your choice. Hola, ecco Tonqua. Ecco il mio amor. Eccola, eccola. Quindi, signori, la signora Tonqua. La Tonqua è Ramona Santiago in RP, quindi i complimenti anche a lei. GG per il roleplay, GG per le varie ruolate. Quindi fateli pure i complimenti come li avete fatti a me. Lo ripeto sempre, si ruola insieme e qualsiasi cosa lo si fa in RP, quindi... GG. GG alla Tonqua. Brava, i complimenti. Eh sì. Mio amor, digli qualcosa. Digli qualcosa, Occhi Bunny. Al povero Anthony. No, perché ha detto che ci è rimasto male, ma tu non puoi neanche sapere, non puoi neanche immaginare come ci siamo rimasti noi. Ecco, gli fai male. E lui non ha capito niente, perché ovviamente il leggendario Black Wolf, io faccio questo, io faccio quell'altro, diventerò una leggenda. E quello non ha capito. Alcune volte, anzi la maggior parte delle volte, un consiglio di un vecchiaccio come me, padre di famiglia, padre di un ragazzo, cioè avendo un figlio, no? È che devi ascoltare, ascolta, perché noi te l'abbiamo detto, tu invece hai fatto orecchie da mercante, però ovviamente hai ragioni riguardo a... ma che cosa c'entra, scusami?
Ma che cosa c'entra? Che hai terrorizzato la gente? Un bel po' di gente nel serio. Cosa c'entra? Significa nulla. Ecco, deve crescere. E ma infatti, la lezione giornaliera è stata quella di non... Di non accettarti. Cioè, nel senso che... Per il momento è così. Ora sta a te. Capito? L'orgoglio, lo metti da parte l'orgoglio? L'orgoglio te lo metti da parte? Vabbè, dai. Come Masita, l'orgoglio te lo metti in bisaccia. E per fortuna non ti abbia detto il culito. Che di solito dice il culito. Allora, giusto? Senza essere volgari, eh? Tu, ci sta. Dopo tutte queste ore di live, sarei un pochettino stanco anch'io. Di sicuro anche la Tonqua. Va bene, che dirvi, signori? Ciò che vi posso dire, che vi possiamo dire, che domani ovviamente ci saremo, saremo in RP, faremo anche la live, quindi il piccione vi manda un grosso abbraccio, di sicuro anche la Tonqua, e ve lo scriverà qui in chat. Come è andata la live? In che senso? Di affluenza? O in generale? Ma la live non mi interessa, cioè... C'è qualcuno? Bene, se non c'è nessuno, come sempre, bene ugualmente. Ah sì, ok, non mi interessa. All'old? No, vi dicevo, allora, di... sarebbe una figata. Allora verremo tutti quanti a Milano da te. Oh, Odino, buonanotte! Odino, non mancare domani, buonanotte. Allora, signori, ci vediamo domani, eh? Appena posso faccio un salto, tranquillo. Va bene, grazie mille. Ma sai, sarebbe bello trovarti in RP invece, no? Chi è? Grazie, Mirel, ma stiamo staccando. Va bene, signori, andate da Sagira e mandateli un grosso abbraccio. A domani, buonanotte.